Buonasera a tutti quanti. Che è successo? Niente. Ah, ho sentito una voce in inglese. Va bene, dicevo, intanto salutavo tutti quanti e volevo dire, il titolo di questa sera è sulle forme trasnazionali. Dico una parola e mezza, insomma, sul concetto di forma perché mi sembra importante. Io ho cercato di ripercorrere quindi non solo le forme economiche, ma anche quelle giuridiche e politiche, all'interno non solo delle strutture sindacali, non solo italiane, ma anche come aspetto generale e universale, diciamo, legato al mercato mondiale. Le forme sono, come dire, una modalità di trasformazione che permettono di trasformarsi ulteriormente e di produrre continuamente dei cambiamenti, per cui non bisogna considerarle come delle forme una volta giunte al compimento, come delle forme stabili e stanziali, ma sono praticamente delle forme particolari in cui non solo esiste quella, la forma universale più ampia, che è sempre la forma di un mercato mondiale in movimento, in mutamento continuo, ma sono anche le apparizioni particolari di cui la forma universale globale, possiamo dire per usare il termine in uso, permette una particolarizzazione, cioè permette di evidenziare degli aspetti che noi possiamo analizzare con maggiore facilità. Allora, le forme trasnazionali parto con una, diciamo, breve ripercorrere la situazione italiana e far vedere come questa situazione italiana sia analoga a quella che è stata, cioè la forma del sindacato, per esempio, in Italia, che ha preso il sindacato in Italia, è una forma analoga a quella che ha avuto il sindacato un po' in tutto il mondo. In particolare ho cercato di evidenziare quello cinese, nel senso, uno, perché non lo conosciamo mai abbastanza, e secondo, perché è una particolarità che oggi è particolarmente importante. Allora, comincio da questo per far vedere proprio come le forme siano l'oggetto su cui posare un'attenzione analitica proprio per conoscere come è organizzato ormai il capitale monopolistico a livello internazionale, a livello trasnazionale, e vedere le trasformazioni sociali che da questo derivano e in cui questo agisce. Allora, ripercorro brevemente qualcosa che ho detto, mi pare, o l'altro anno, 2 anni fa, non mi ricordo, con la crisi del sindacato di classe in Italia a partire dal 69, in cui c'era il patto federativo, in cui si chiedeva moderazione, responsabilità, austerità, sacrifici, eccetera, con la richiesta degli accordi trilaterali, governo, patronato e sindacato, il contenimento salariale, la regolamentazione del diritto di sciopero e c'era l'inizio di avviare dei processi scorporati della produzione con un concentramento produttivo che portava alla necessità di introdurre le nuove tecnologie. Questo negli anni, fine anni 60, quindi anni 70. Che cosa vediamo? Le tappe di questo processo. La Confindustria che nel 72 propone la politica dei redditi, se non è chiaro, dico due parole su quello che era chiamato così la politica dei redditi, perché poi oggi si ripercorre la stessa strada praticamente, in cui la politica dei redditi era sostanzialmente l'insieme di alcune misure che dovevano contrastare la crescita dell'inflazione attraverso il controllo dei salari e dei profitti. In altre parole, c'era l'inizio di una patto sociale che è stato chiamato poi concertazione, in cui c'erano degli accordi per cui gli aumenti salariali non avrebbero dovuto
superare l'aumento della produttività del lavoro. Ecco, io questi termini teniamoli a mente perché sono diciamo il continuum che si è verificato fino ai nostri giorni in cui si chiede ancora e sempre il meccanismo dell'aumento della produttività e quindi l'attenzione da parte soprattutto della Confindustria, cioè dei capitali che contano all'interno del nostro processo di progresso sociale, progresso storico, non muta sostanzialmente gli obiettivi che si prefigge di realizzare. Perché non c'è un grande mutamento al di là delle parole con cui questi concetti possono essere espressi? Perché gli obiettivi sono sempre gli stessi. Allora, questo processo che noi vediamo dagli anni 70 fino al 2020, cioè al nostro presente, sono il tentativo di abbattere delle difese, diciamo anche dei diritti lavorativi che possono essere presi in considerazione con l'assuefazione ad una accettazione consensuale di una organizzazione capitalistica che non demorde, cioè non deroga dai propri obiettivi di massimizzazione dei profitti. Allora, nel 72, riprendo il percorso storico, insieme alla politica dei redditi, la Confindustria propone la nuova politica economica e no alle lotte operaie che sono considerate lo squilibrio del sistema, come se il sistema fosse già in equilibrio e inquiete per conto proprio. I consigli di fabbrica diventano la struttura sindacale attraverso le commissioni interne, cioè praticamente vengono bloccati nella loro espressione da parte dei lavoratori. I contratti collettivi sono basati sui concetti di compatibilità e delle riforme articolate di struttura e si ha il patto per il lavoro in cui la ripresa della lotta del tempo di lavoro a 40 ore settimanali viene smontata, diciamo praticamente. Nel protocollo d'intesa del 73 c'è l'abbandono, quindi il processo va avanti di anno in anno, in altre parole, con l'abbandono della riduzione dell'orario. Oggi pure si fa riferimento alla riduzione dell'orario a parità di salario, per esempio, limitazione dello straordinario, la differenziazione dei contratti con annessa dequalificazione. Adesso, se chi ha guardato il colloquio tra Bonomi e Landini, cioè l'organizzazione della CGIL, ha promosso questo incontro in cui c'è stato questo confronto, diciamo, delle parti sociali cosiddette, noi abbiamo avuto che sì, certamente i contratti collettivi ci saranno, anzi saranno rivoluzionari da parte di Bonomi, saranno sicuramente dei contratti nazionali, però in particolare si darà rilievo ai contratti di secondo livello, cioè i contratti aziendali o territoriali. I salari sono di nuovo legati alla produttività, l'importante è sempre la dimensione di ottenimento di un aumento di produttività da parte dei lavoratori che non comporterà ovviamente altro che un minimo di aumento salariale qualora questa produttività venga aumentata e questo chiaramente differenzierà le aziende che avranno una capacità di produttività maggiore rispetto a quelle che avranno invece una capacità inferiore di innalzare l'elemento produttivo. Cioè, in altre parole, si ripresenta l'accordo trilaterale con il patto per il paese, che da parte di Bonomi viene addirittura richiesto come una forma che dovrà durare per i prossimi 30 anni, con la richiesta ovviamente delle decontribuzioni al welfare aziendale. Cioè, in altre parole, ci sono 50 anni in cui a piccoli passi e normative successive si è eliminato e controllata di fatto la conflittualità sociale.
facendo dei ricatti rispetto alla rappresentatività che è legata al riconoscimento dell'istituzionalizzazione dei sindacati. Cioè, in altre parole, lo svuotamento progressivo dei diritti e delle difese occupazionali è andato avanti, si è realizzato senza scosse, senza praticamente. Ovvero senza scosse da parte dei lavoratori, perché le scosse sono state più che feroci da parte, diciamo, della situazione realizzata all'interno dello Stato, cioè con tutte le stragi, e la premessa e la precondizione per la sostenibilità delle ristrutturazioni del capitale monopolistico sono state quindi messe in atto, realizzate. È stato quindi minimizzato il conflitto col lavoro e la concentrazione è rimasta sul conflitto tra capitali. Cioè, dalle piccole e medie industrie a quelle legate alle multinazionali, noi abbiamo avuto che il duplice conflitto tra capitale e lavoro e tra capitali ha lasciato in atto soltanto il conflitto tra capitali. La democrazia economica quindi è stata realizzata, la collaborazione di classe è stata ribadita, la ratifica definitiva del patto per la fabbrica che è stato stipulato nel 18 viene richiesto adesso appunto da Confindustria nel tentativo di cancellare quindi la partecipazione operaia alle decisioni e la formazione dei lavoratori, oltre che chiaramente alle innovazioni produttive che questo potrà comportare. Che cosa si è realizzato? Quindi una monetizzazione laddove possibile del valore d'uso della forza lavoro, mentre per quanto riguarda il valore di scambio sempre della forza lavoro rimane diciamo, all'interno della gestione confindustriale. La gestione quindi dei profitti sta richiedendo allora come oggi l'apparenza di una contrapposizione politica. Ecco, quindi è solo una rappresentazione politica questo del incontro-scontro tra le parti sociali che deve cancellare l'origine di quello che è stato in passato il superiore interesse della nazione nella Carta del lavoro di natura fascista e oggi si dice della realizzazione dell'unità del paese, per, si lavora per il paese. Allora, la stessa funzionalità che i governi debbono avere ai capitali di riferimento mi sembra che sia assolutamente un processo che per l'appunto si è avvalso della dilazione, cioè del tentativo di minimizzare la percezione di questo smottamento della difesa dei lavoratori, con un consenso che è stato mediato inevitabilmente dai sindacati. Quindi il riconoscimento da parte dello Stato dell'unità dei sindacati, tra i sindacati confederali, come si diceva negli anni 70, è praticamente l'obiettivo di dividere i lavoratori. Cosa che è perfettamente riuscita all'interno di una incapacità, possiamo dire, da parte dei lavoratori di opporvisi, diciamo, in maniera efficace. I licenziamenti che sono stati avviati riescono tranquillamente al di là delle normative che sono state realizzate, diciamo in passato come oggi, anche se con la situazione pandemica fino adesso, per esempio, è stato rimandato al 31 marzo la possibilità di non licenziare, questi licenziamenti continuano a essere operanti. Quindi le tutele praticamente nei lavoratori sono delle tutele semplicemente a tempo, sono parziali e soprattutto legate a contingenze e non avviene mai la lettura della necessità
dei livelli internazionali che determinano questa realtà, cioè sostanzialmente la realizzazione di questo processo per cui ancora Bonomi chiede adesso bisogna fare tavoli ma non scioperi, cioè dico semplicemente il presente, l'esistente, determinando quindi un innalzamento della fiducia sociale, della credibilità quindi nei confronti della bontà delle normative che debbono diciamo, regolare il rapporto lavorativo, queste non hanno mai un riferimento alla origine da cui queste normative debbono avere una giustificazione, una legittimazione, perché sostanzialmente c'è un schiacciamento, possiamo dire, su un presente che impedisce a una coscienza sociale di formarsi, perché si cerca di vanificare almeno soggettivamente il conflitto reale che invece è ineluttabile. Questo obiettivo si è realizzato e si continua a realizzare appunto attraverso queste modalità di finta contrapposizione o finto dialogo, dove il dialogo finisce sempre per avere, diciamo, non due interlocutori alla pari, ma qualcuno che gestisce poi le normative che debbono essere realizzate. Mi fermo per quanto riguarda la situazione italiana, che cerco di far vedere soprattutto come indifendibilità da parte del lavoro di affermare diciamo una propria presenza alla gestione della produzione anche italiana, per andare a vedere che cosa è successo in Cina sin dagli anni 50, in cui noi vediamo l'inizio di una fine dell'autonomia del sindacato cinese con la nazionalizzazione delle imprese private. Nel 1980 Deng Xiaoping sopprime il muro, quello che veniva chiamato il muro della democrazia, che era il dibattito sull'orientamento politico del paese e apre agli investimenti diretti esteri, soprattutto del mondo occidentale. Nell'82, cioè solo 2 anni dopo, avviene immediatamente abolizione dei diritti, della libertà di parola, di opinione, di realizzare manifesti, del dibattito e di indire scioperi. Nell'84, nel Guangdong, avvengono all'interno delle industrie che si stanno proponendo come delle industrie estremamente importanti e di grandezza rilevante, si sta realizzando all'interno di queste strutture il taglio dei tempi, la cronometrazione dei tempi, il divieto di parlare, mangiare e bere in linea, dei cottimi, delle multe, licenziamenti in tronco per scarso rendimento. La privatizzazione delle imprese statali viene a licenziare 30.000 lavoratori, i quali vengono sostituiti con dei giovani inesperti, e questi 30.000 lavoratori si devono poi adeguare, proprio perché appunto avevano intrapreso delle lotte per difendere i propri diritti, si dovranno adeguare a bassi salari, previdenza scarsa e precarietà. La struttura che io prendo in esame in maniera particolare perché ho avuto più possibilità di vederne diciamo, il meccanismo e che all'interno di un testo gestito da quattro autori cinesi, il titolo è Nella fabbrica globale del 2015. Edito da Ombre Corti a cura di Ferruccio Gambino e Devi Sacchetto. Ecco, questo do immediatamente la bibliografia perché mi sembra che questa possa dare delle informazioni che appunto
sono abbastanza rare, insomma, qui almeno per quanto riguarda la situazione italiana. La struttura che dicevo, ho preso in esame in maniera particolare appoggiandomi a questo testo è la Foxconn. La Foxconn è una struttura produttiva terzista che cresce insieme all'ascesa economica della Cina. Quindi è, diciamo, insieme all'affermazione della Cina all'interno del mercato mondiale. Dove va avanti con espropri di terreni e infrastrutture che le permettono di allargare appunto i suoi stabilimenti. Il monopolio della Foxconn è fondata nel 1974 ed è una catena di fornitura globale. Le catene a cui accennavo l'altra volta esattamente un centro, la Foxconn, di una catena internazionale che gestisce appunto la fornitura di tantissime aziende che adesso appunto nominerò. In particolare comincio con la Apple che per l'appunto non ha dei suoi stabilimenti, ma produce in Cina e in altri paesi. Credo per lo più orientali, e tra il 70 e l'80 è un forte marchio senza fabbriche proprie e pertanto la produzione elettronica, calzaturiere, abbigliamento, eccetera, permette invece a queste altre fabbriche in Cina che non hanno il marchio, che però hanno le fabbriche di, diciamo, guidare questa cordata in maniera utile. Cosa avviene all'interno di questa fabbrica? Ci sono una serie di incidenti di tutti i generi, tra l'altro è stata chiamata la fabbrica dei suicidi perché molti operai si sono suicidati buttandosi dagli alti piani per evidentemente incapacità a reggere i ritmi lavorativi. In cui esiste un controllo feroce, disciplina, punizioni, umiliazioni e utilizzazione di studenti che vengono forniti dalle scuole. Cioè, in altre parole, quello che noi abbiamo in maniera abbastanza, mi sembra, anche poco rilevante, e cioè l'uso della scuola lavoro come è stato fatto da noi, come è stato denunciato appunto da molti studenti che si sono trovati in alcune fabbriche a svolgere delle mansioni che non avevano nulla a che fare con un discorso educativo o di comprensione di meccanismi di cui dovevano appropriarsi, ma semplicemente di fornire una forza lavoro gratuita, lì in Cina questo fenomeno è stato molto più evidente e soprattutto utilizzato, mi sembra di avere capito dal testo che ne riferisce, in maniera praticamente quasi totale. Nel 2008 la Foxconn copriva addirittura il 3,6% delle esportazioni cinesi, quindi è una struttura che ha cominciato a crescere in maniera esponenziale e nel 2010 ha un fatturato di 101,4 miliardi di dollari, l'anno successivo nel 2011 102,74 miliardi di dollari, che sono equivalenti, hanno fatto il conto a 78,6 miliardi di euro. E la fortuna, insomma, della Foxconn è basata sulla riduzione dei costi e i rapidissimi tempi di produzione e di consegna. I prodotti a basso costo e ad alto costo, diciamo di alta qualità, proprio per invertire la tendenza per cui la Cina produce, prodotti di bassa qualità, produce la Foxconn, PC, laptop, desktop, tablet, smartphone, lettori MP3, videocamera, console da gioco, eccetera. Non le dico tutte per rapidità di tempo, cioè praticamente produce tutto nel settore elettronico
e addirittura ha dei punti di ricerca su materiali e lo sviluppo di metodi di produzione verdi. Quindi significa che ha coperto tutto un settore in maniera, diciamo, con presenza a livello mondiale, che addirittura la fa ritenere il terzo a livello mondiale come capacità di datore di lavoro. Quindi è un colosso praticamente, per cui addirittura c'è un altro dato, se vogliamo vederlo, per cui dal 96, in cui Foxconn aveva 10.000 dipendenti, nel 2013 riesce ad averne 1 milione di dipendenti e altri 30.000 ripartiti tra Australia, Brasile, Giappone, India, Malesia, Messico, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia, Taiwan, Turchia, Ungheria. Cioè, questo significa che la penetrazione a livello mondiale di queste filiali, di queste filiere, se vogliamo, è assolutamente funzionale alla disgregazione produttiva che la forma, per l'appunto, transnazionale ha realizzato come sua forma specifica nell'aumento della produttività che poi viene a, diciamo, aumentare la capacità di estrazione di plusvalore e quindi l'aumento dei profitti che altrimenti sarebbe più difficile ottenere. La Foxconn è, quindi, c'è addirittura il terzo datore di lavoro mondiale dopo Walmart e McDonald's, e quindi la utilizzazione, soprattutto in Europa, è funzionale alla utilizzazione di marchio EU, made in Europa, e quindi le permette di produrre con maestranze locali, anche eliminando i dazi e le spese e la riduzione quindi dei costi che si avrebbero anche per quanto riguarda il trasporto e anche ovviamente le esenzioni fiscali. La lotta di classe che è stata realizzata all'interno del Foxconn, che pure ha avuto, insomma, delle risposte da parte dei lavoratori a questo livello di coercizione massima, viene detto in maniera, secondo me, abbastanza interessante, che questo microlivello di lotta di classe è stato accettato, comunque inglobato, purché non si intacchi la struttura di sfruttamento. Cioè, in altre parole, protestate, fate delle manifestazioni, però la fabbrica continua a lavorare esattamente nella stessa maniera. Cioè, la divisione dei lavoratori, gli orari differenziati, il controllo che permane anche all'interno dei dormitori, eccetera, come forma ulteriore di annullamento anche della personalità dei lavoratori, consente una risposta da parte dei lavoratori che per l'appunto non riesce mai ad avere un'efficacia così come evidentemente i lavoratori si propongono. Arriviamo adesso a vedere perché questa coercizione nei confronti della forza lavoro. Chiaramente sia l'Italia sia la Cina sono emblematiche perché questo avviene a livello mondiale, anche se in termini diversificati. Ma entriamo nei rapporti di produzione e nel controllo dei capitali che avviene per l'appunto attraverso l'uso del denaro. Cioè, l'appartenenza nazionale
non viene più ad avere il suo rilievo, la sua importanza. La produzione avviene in tutti i paesi, la circolazione deve soddisfare le esigenze paganti, che questo permette di aumentare i consumi, nelle valute richieste però. Il controllo dei capitali, chiaramente, non dipende più dalla residenza dei capitali stessi, ma dall'esito della supremazia nel conflitto tra le valute. Le aree valutarie, pertanto, diventano, come sono gestite nelle banche mondiali, nelle borse, nei governi, diventano uno degli elementi in cui si calcola la capacità di aumento della produttività, che non viene più riferita solo e unicamente allo sfruttamento, ma all'utilizzazione di differenze valutarie che permettono di aumentare i profitti che si cerca appunto di ottenere anche attraverso questa quest'altra forma. Cioè le banche centrali, le borse e i governi sono ridefiniti secondo delle gerarchie che ci fanno capire per quale motivo le elezioni negli Stati Uniti che ultimamente si sono tenute avevano questa importanza a livello mondiale. Cioè non è semplicemente gli Stati Uniti perché sono il paese più forte, più militarizzato, più importante fino adesso nella crescita mondiale economica, ma sono importanti anche perché la gestione della Fed, che è la Banca Centrale Americana, sicuramente va a toccare gli interessi praticamente nelle altre banche mondiali in tutto il mondo e quindi le aree valutarie che si scontrano sono oggetto di interessi estremamente mutevoli che possono essere appunto utilizzati al proprio vantaggio. C'è pertanto da parte del capitale monopolistico finanziario l'abbattimento di tutti i confini nazionali, nonostante si siano rispolverate adesso delle forme, direi sostanzialmente ideologiche di utilizzazione della nazionalità un po' come così, velo come praticamente, vabbè, adesso non mi viene la parola, ma come filtro possiamo dire di una ideologizzazione che non deve appunto far vedere la realtà, perché l'antagonismo di classe che si realizza all'interno di tutti i paesi viene fatto vedere sostanzialmente attraverso una forma di territorialità che molti chiamano ormai geopolitica, mentre invece è una ridefinizione continua dei compiti degli stati nazionali in queste forme di esistenza che appunto sono le catene, le filiere, le holding, eccetera. La trasposizione della forma storica che quindi si è venuta a realizzare a livello transnazionale è come la parvenza di qualche cosa di naturale che invece viene usato come schermo, cioè il valore d'uso e i bisogni sono praticamente uno schermo rispetto invece alla erogazione di plusvalore che deve essere comunque realizzata al massimo delle sue possibilità. Il contesto proprietario quindi è trasversale. Domina e ricomprende tutte le forme precedenti, le supera ma non le annulla, cioè al suo interno restano anche le proprietà precedenti e le forme praticamente di organizzazione capitalistica precedenti si integrano e si subordinano. La concatenazione dei cicli produttivi di tutti questi grandi gruppi in filiere quindi permettono l'autonomizzazione, l'interdipendenza produttiva, l'utilizzazione quindi di subforniture, di esternalizzazioni e di dislocazioni. Tutti questi meccanismi sono, diciamo,
la vita stessa di questa concatenazione, per cui la dipendenza economica da cui discende la scelta delle valute di riferimento è realizzata proprio attraverso dei meccanismi che non mostrano appunto la utilizzazione ulteriore della differenza appunto valutaria. La mobilità quindi del capitale è sviluppata come potenza universale in questo senso e il mercato mondiale è la causa sostanzialmente del contrasto di classe che poi dà luogo alle varie crisi che si sono succedute fino adesso e di cui questa che stiamo vivendo la viviamo in termini completamente raddoppiate. L'imperialismo transnazionale quindi è questo ed è la base funzionale del capitale monopolistico finanziario di questa fase. Che cosa avviene in questa fase? Il controllo monopolistico delle fonti energetiche, l'esportazione dei capitali, negati sono quindi i rapporti di potere economico, politico e proprietario come una ideologia che nega la conflittualità intracapitalistica, che invece è immanente, e l'assoggettamento degli stati indipendenti è praticamente nei fatti. Quattro aspetti sono fondamentali per quanto riguarda questa strutturazione che avviene attraverso cartelli, sindacati padronali, i trusts che sono per l'appunto gruppi di controllo in cui i 3-5 grandi banche dirigono tutta la vita economica a livello mondiale, in particolare negli Stati Uniti, Francia e Germania in questo momento, la conquista delle fonti delle materie prime da parte dei trust e quindi la conflittualità all'interno delle varie potenze rispetto all'accaparramento di queste fonti, la spartizione economica del mondo tra cartelli internazionali che si spartiscono per l'appunto il plusvalore amichevolmente fino all'arrivo di nuove guerre e praticamente la fine della spartizione territoriale di tipo coloniale, cioè quello che viene chiamato da tanti o ancora oggi neocolonialismo in realtà non fa parte più di quello che è storicamente stato il colonialismo, cioè l'occupazione territoriale, perché oggi l'occupazione territoriale non occorre, anzi sarebbe un intralcio alle volte, perché ciò che prevale è per l'appunto la dominazione economica. Una parola rispetto alle spese sugli armamenti che molti ritengono più che giustamente di dire perché si spende per le armi, per i droni e per gli aerei, invece di utilizzarle per arricchire, insomma, la vita sociale, la sanità in particolare, il mondo in questo momento. Ecco, questa giusta osservazione non dà ragione diciamo, inesistenza da parte appunto di questo sistema, proprio perché la conflittualità internazionale è interna alla struttura stessa del sistema. Cioè non è possibile da parte degli stati ridurre le spese per gli armamenti, che noi sappiamo crescere nel bilancio praticamente quotidianamente, ma soprattutto negli Stati Uniti so che aumenta quasi ogni anno. Perché la spesa degli armamenti fa parte non solo della produzione, ovviamente, ma fa parte della necessità di difesa dei capitali che contano rispetto alle pretese dei capitali avversi o che potranno diventare avversi, e pertanto la spesa degli armamenti è una spesa fondamentale più di quella sanitaria. Perché? Quella sanitaria riguarda le persone, mentre invece quella delle armi riguarda la stabilità del sistema. L'integrazione
Pertanto, come socializzazione del lavoro che è funzionale alla disoccupazione dei capitali finanziari che cercano sempre di investire, è la necessità di un investimento redditizio che viene continuamente cercato e in questo noi vediamo proprio l'inversione delle cause reali con gli effetti monetari. Anche se gli aspetti sono monetari, non sono mai la causa, ma sono semplicemente l'effetto e le implicazioni che vengono state già analizzate, della formazione del partito operaio borghese, come tipico di tutti i paesi imperialisti, noi lo vediamo ancora attuato, pienamente perché, il capitale in questa, sua forma, di assoluto predominio, ingloba anche, la sua, capacità di, contraddittorietà, e in questo modo, riesce a contenere o a controllare, se non altro, fino a un certo punto, la possibilità di una opposizione interna che potrebbe appunto essere, definitiva, cioè l'innalzamento di una contraddizione che non sarebbe più risanabile. Pertanto, la formazione dell'opportunismo all'interno della sindacalizzazione o dei partiti cosiddetti della sinistra o partito operaio borghese, come è stato detto, è la scissione del proletariato per permettere appunto la realizzazione non solo della seconda fase multinazionale, ma anche della fase transnazionale che è stata la successiva, per cui la conflittualità, diciamo, la conflittualità e l'incontro è diventato, diciamo, un meccanismo, di passaggio che continuamente, si è realizzato, all'interno, non solo dei vari paesi, ma anche dei vari comparti che, i paesi ospitano, al loro interno. La terza fase transnazionale, cioè quella di adesso, quindi, comporta quello che è stato più volte ribadito come nuovo ordine ed è, una essenza neocorporativa, nel senso che non può farne a meno, non potrebbe, legare, a sé il lavoro, se non in questa maniera, estremamente coercitiva, ma con un'apparenza opposta. La transnazionalità quindi penetra tutta l'economia. Se noi non vediamo questa totalità, non riusciamo a vedere la possibilità di indagare all'interno dei vari paesi o dei vari settori presenti nei vari paesi o addirittura nelle varie aziende dei vari paesi. Quindi se non abbiamo questa capacità di lettura di tutta l'economia mondiale, del funzionamento e delle modalità di funzionamento di tutta questa, economia mondiale, che quindi determina le singole politiche, noi non riusciamo nemmeno a capire come mai nella dimensione, minima, locale e localizzata, le scelte delle, industrie, le scelte delle aziende o dei vari settori produttivi, possano essere, quelle che poi, permetteranno per l'appunto una, destrutturazione, possiamo dire, del mondo del lavoro. Il conflitto quindi tra queste diverse catene che sono gerarchicamente sovrapposte sono trasversali, anche, e sono trasversali anche ai paesi coinvolti, fanno sì che gli stati debbano seguire per forza, i capitali che sono al loro interno, cioè sulla loro base nazionale e che magari operano anche fuori, questo l'ho anche detto l'altra volta, lo ribadisco, oppure i capitali capofila che sono stranieri e che però operano nello stato in questione. Quindi ogni
economia nazionale è solo un comparto del mercato mondiale, cioè questo dobbiamo avere presente, che è semplicemente un settore e noi nella settorialità non riusciamo ad avere una intelligenza adeguata alla comprensione e pertanto al contrasto eventuale alle scelte politiche che vengono effettuate, proprio perché non abbiamo una visione compresente di quali siano i problemi nel momento specifico e che non vengono ovviamente fatti vedere se non per qualche lato che sfugge al controllo. Gli accordi anche con gli altri interessi connazionali, quindi bisogna vedere quali possano essere tra quelli possibili, e in questo ambito dobbiamo anche leggere la possibilità di vedere guerre che sono state fino adesso per interposta persona, a debole intensità, sono state chiamate in tutte le maniere e che hanno visto per lo più l'altrui territorio come teatro di guerra e l'alleanza addirittura con gli avversari, in quanto poi questi si possono controllare meglio. Quindi il capovolgimento di quello che era tradizionalmente un'alleanza con uno Stato, un esercito, un tipo di gruppo di capitali, si è modificato sostanzialmente in modo tale da rendere difficilissima l'individuazione del capitale che più conta all'interno di una funzione anche militare a difesa di un'economia o per aggredire delle postazioni che permettano una egemonia maggiore. Ecco, tra queste strutturazioni ricordiamo semplicemente per definirne la realtà l'organizzazione di Shanghai, che era stata fatta tra Cina, Russia e Eurasia. Il trattato transatlantico tra USA e Europa e quello transpacifico tra USA, Cina e paesi asiatici. Da Grossman noi vediamo la speculazione come la fase critica discendente dall'eccesso di sovrapproduzione, cioè la speculazione arriva ed è la forma, se vogliamo, anche monetaria che si vede nel momento in cui la crisi di sovrapproduzione ha prodotto un eccesso tale da impedire l'ulteriore produttività e quindi da determinare l'investimento dei capitali, quindi anche l'esportazione dei capitali, in modo tale che possano recuperare quella quota di plusvalore non più realizzabile all'interno della produzione, ma all'interno della distribuzione appunto della ricchezza e della possibilità di ingenerare sconfitte in altri settori che appunto potrebbero essere concorrenti indesiderati. La speculazione è anche una sorta di scambio tra il denaro presente e quello futuro, che quindi determina un ammontare diverso e che avviene attraverso quelli che vengono chiamati da Grossman gli specializzati della passività, cioè che non capiscono il nesso di ciò che stanno realizzando, ed è semplicemente un trasferimento di ricchezza, un trasferimento quindi di capitale. I contenuti quindi strutturali dell'interclassismo noi ce li abbiamo in tutte le istituzioni, dagli apparati statali ai partiti, i sindacati, le chiese, le famiglie, i giornali, eccetera, che sono funzionali tutti inevitabilmente al ricatto, che viene realizzato soprattutto in termini di impoverimento attraverso appunto il ricatto sul lavoro, la persecuzione politica, le guerre, adesso anche la pandemia, eccetera. Per far sì che non possa
prospettarsi nessuna eventuale alternativa di potere. Ecco, questo noi lo dobbiamo vedere all'interno di tutte le difese, per esempio, della famiglia che sono state fatte ultimamente da parte soprattutto della Lega, direi da Bannon, Steve Bannon, dietro diciamo, i suggerimenti in Europa, in tutta l'Europa. E queste dimensioni che sembrerebbero ideologia oppure particolari forme di regressione di civiltà o che altro, sono tutti piccoli, anche micro elementi che possono però aggravare la funzionalità alla struttura portante, alla struttura politica egemone, senza pertanto nessun tema di trasferimento di presa del potere. Ecco, quindi noi vediamo che le crisi economiche determinano ovviamente il restringimento di forme politiche che aumentano i livelli dell'autorità, dell'arbitrio, se non del dispotismo, la corruzione, la violenza, eccetera. Noi abbiamo avuto il fascismo dietro la nostra storia e questo ci deve servire come significato che può sempre ripresentarsi, chiaramente non nelle forme passate. Ecco, io cerco di essere rapida. Per quanto riguarda quindi questa dimensione neocorporativa che fino adesso ho cercato di far vedere, è la forma ineliminabile, suprema del controllo mondiale come repressione del conflitto, ripeto, nei confronti del lavoro. Attraverso quindi le aree valutarie, noi abbiamo che le monete di riferimento surrogano l'estensione dei conflitti tra i capitali e quindi l'aggregazione dei più forti, supportati chiaramente dalle banche centrali, aumentano l'arbitrio possibile e gli stati, pur restando formalmente sovrani, sono però recessivi, sono, con un termine forse più a immagine, sono dileguanti fino a che alcuni proprio scompaiono, vediamo la Jugoslavia, tanto per dirne una sola, e quindi l'utilizzazione della forma Stato è un'utilizzazione che è sempre gestita da quello che è stato chiamato da Victor Pirlo, che ho citato l'altro anno, mi sembra, l'economia di guerra in tempo di pace, cioè una sorta di controllo in forma pacifica delle aree valutarie per non arrivare alle guerre. Quindi la guerra è strutturale all'interno dell'economia del capitale e gli stati non possono altro che essere condizionati da questa lotta dei capitali capofila, cioè noi lo vediamo questo col recovery fund attuale in cui il ruolo di mediazione con le banche, i ministri, i parlamenti, eccetera, sono praticamente la conflittualità tra capitali che debbono prevalere all'interno di forme statali che apparentemente sembrano essere loro alla conflittualità, diciamo, attiva, alla conflittualità, pratica. Ecco, vedere dietro questa, apparenza, deve essere un po' l'obiettivo che ci dobbiamo, se non altro, prefiggere. Dopo il 68 ci fu un eccesso di liquidità, per esempio, per cui ci furono cordate, contrapposti tra capitali di diversa nazionalità e delle centralizzazioni attraverso le fusioni e acquisizioni per le aree valutarie, eccetera.
Poi queste attraversarono l'intero mercato mondiale attraverso una destabilizzazione sociale e l'arretramento dei diritti. Questo è stato realizzato proprio e soltanto attraverso il consenso passivo delle masse che non hanno avuto la possibilità di difendere la loro vita sociale, in quanto la crisi è stato un ottimo ricatto praticamente continuo. Ecco, le aree valutarie, infine, qui mi fermo, sono quindi corrispondenti a delle zone che sono territoriali e operative, nel senso che ci sono quote di controllo e di partecipazione al capitale azionario che si spostano continuamente e quindi cambiano gli assetti proprietari della centralizzazione. Questa centralizzazione ha sostituito quindi l'accumulazione vera e propria, nel senso che il decentramento produttivo e l'accentramento operativo strategico permette a molte imprese, di essere state assorbite mentre altre sono cresciute in maniera a dismisura e l'intera economia reale è aumentata di poco, cioè la dislocazione produttiva, praticamente, è un paravento delle aree valutarie e queste non sono l'astrazione dell'economia monetaria. Cioè, in altre parole, tutte le pratiche imperialistiche che sono state messe in atto, le coalizioni, le joint ventures, le acquisizioni e fusioni, eccetera, tutte queste pratiche non hanno impedito alla produzione mondiale di crescere poco. I tassi di crescita, questo lo riferisco rispetto al grafico che fece vedere Schettino la volta scorsa, i tassi di crescita che sono tendenti allo zero sono stati nel 76 e nell'81. Quelli sotto lo zero, quindi a meno 2, sono stati nel 2011, secondo appunto le stime della Banca Mondiale. Cioè questo, in altre parole, ripropone la contraddizione tra produzione e circolazione, contraddizione interna quindi al capitale stesso, al modo di produzione capitalistico. Il Fondo Monetario inoltre calcola che tra il 20 e il 21 l'economia globale perderà 12.500 miliardi di dollari rispetto a proiezioni di gennaio, quando per il 2020 si stimava una crescita del 3,3%, con una contrazione invece del 4,9%. Allora, il commercio mondiale subisce una contrazione. Solo la Cina forse, diranno, avrà una crescita superiore positiva e la pandemia ha sicuramente aggravato tutto ciò. Quello che c'è forse da chiedersi in questa realtà ultima è il ruolo di queste situazioni che si aggiungono alla crisi economica. Quanto queste sposteranno l'organizzazione internazionale della transnazionalità organizzata e quanto invece questa riuscirà a contenere anche quest'ultimo attacco alla capacità di utilizzazione della ricchezza mondiale. La maggior parte degli investimenti diretti esteri avvengono tra paesi imperialisti dove è più basso il costo complessivo e tra questo è insomma, utile capire che gli Stati Uniti sono stati fino al 2001 il principale destinatario di questi investimenti. Quindi bisognerà vedere se dopo queste elezioni statunitensi oppure dopo la crisi del dollaro, questo indebolimento detterà un diverso corso del flusso di questi investimenti. Questi investimenti, ovviamente, tralasciando la parte del mondo, l'area del mondo più impoverita e meno sviluppata, avranno
aumenta ulteriormente il dislivello e pertanto la gerarchia a livello mondiale. L'allargamento centro-orientale dell'Europa, quindi dell'area euro, ha fatto riscontrare ultimamente un aumento degli investimenti diretti esteri, ma non si sa da questo momento in poi a che cosa si andrà incontro, proprio perché, come dicevo all'inizio, le forme sono un'attività sempre mobile e che appunto dovrebbe essere monitorata proprio per riuscire a individuare, se non altro a spiare, quale può essere il momento o la modalità più opportuna per cercare di invertire questa rotta sicuramente distruttiva. Ecco, io mi fermo qui, spero di avere dato degli spunti per cercare di capire, ripeto, il nostro presente attraverso delle categorie che i nostri padri ci hanno tramandato e che cerchiamo di usare al meglio. Grazie dell'ascolto. Aspetto delle domande o degli interventi, ancora meglio. Carla, vorrei dire qualcosa, io sono Domenico. Domenico, sì, vai. Speriamo. È il solito come rompighiaccio. Innanzitutto, grazie per questa bella lezione. Ti vorrei chiedere, secondo te, dove vanno a parare queste tendenze attuali del capitalismo transazionale? E in altri termini, quali sono gli scenari che si possono intravedere? O almeno qual è lo scenario che tu ritieni più probabile? Grazie. Ci sono altre, non solo domande, ma anche interventi, perché posso aver detto qualcosa di non completamente corretto. Qualcuno ha tirato sulla mano, alzato la mano. Coraggio. Pronto? Luigi? Spero che adesso si riesca a sentire. Bene. Allora, insomma, io vorrei fare questa domanda. Dall'esposizione che ci ha fatto Carla, come dire, mi è sembrato che si possa dire che il capitalismo come sistema mondiale non cresce o cresce molto poco, insomma. Però noi vediamo che ci sono alcune aree, per esempio la Cina, che sembra crescere o crescere anche molto. Però a questo punto, se nell'insieme il sistema mondiale non cresce molto, diciamo si tratta solo di uno spostamento di quote a favore di un'area o di un'altra. Di un sistema che però complessivamente non cresce, cioè, come dire, cambia la grandezza della fetta di torta che può avere questa o quell'area, però la torta nel suo insieme è sempre quella. Non so se sono riuscito a rendere Sì, l'idea. certo. E questo però mi sembra un fatto molto, molto, molto importante, nel senso che come dire, insomma, c'è solo da suddividersi lo stesso valore, ma c'è molta difficoltà a creare nuovo valore. E quindi, da un lato, questo allora spiega molto bene la necessità di sfruttare la forza lavoro sempre di più, insomma, proprio in una maniera che può essere solo crescente. E come dire. E questo, a questo proposito mi interessava molto il grafico che ci ha fatto vedere l'altra volta, credo Francesco, in cui si vedeva
un sistema, cioè una curva discendente dagli anni 70 ad oggi. E quindi la crescita del sistema nel suo insieme, la riproduzione allargata, per dire, era sempre minore. E io volevo chiedere se quel grafico, visto che ricordo che era della Banca Mondiale, quindi diciamo un'istituzione borghese. Sì, l'ho detto. Sì, no, però volevo capire questo. Forse questa istituzione conteggia nella crescita del PIL mondiale, diciamo, anche la ricchezza della speculazione azionaria finanziaria, cioè la bolla speculativa. O era un grafico al netto di, diciamo, delle attività finanziarie, che per semplificare dico speculative, perché se fosse così poca la crescita e contenendo anche la bolla che è enorme, allora veramente l'accumulazione sarebbe davvero molto molto in difficoltà, insomma, più di quanto appare da un grafico che contiene anche una crescita fittizia, quella speculativa, diciamo. Quindi volevo sapere, forse me lo può dire più Francesco, se è presente, cioè se quel grafico era, come dire, riferito anche a quella che possiamo chiamare, per semplificare, speculazione, o solo all'economia produttiva, insomma. Ecco, questa era la mia domanda. Ci sono altri che vogliono intervenire? Calla, posso? Non so, non ho alzato la mano, ma Certo. no. Sempre una domanda un po' provocatoria. Rispetto a quello che ci hai detto anche l'altra volta, partendo dal. Ah, scusa, sto vedendo che Chicco sta mettendo qualcosa. Rispetto a quello che ci hai detto anche l'altra volta, il fatto che si deve partire dalla totalità e poi vedere al suo interno la molteplicità, da un certo punto di vista, il fatto che la mondializzazione del capitale si stia verificando in maniera sempre più esplicita, come ci hai raccontato oggi, dovrebbe essere, diciamo, una rimozione di un problema che non soltanto la vulgata, diciamo, giornalistica ha portato di contrapposizione fra paesi, ma anche la teoria economica parte dal commercio internazionale come commercio di stati-nazione. E quindi diciamo la vecchia teoria è sempre più in difficoltà nello spiegare la reale cosiddetta globalizzazione della produzione. Quindi da un certo punto di vista uno potrebbe essere ottimista e dire, beh, la realtà si svela un po' di più nella sua essenza. Però quali altri problemi si pongono oggi perché comprendiamo appieno questa realtà contraddittoria del capitale? Non so se sono stato chiaro. Scusa, quali altri problemi per capire? Sì, diciamo, diciamo una volta diciamo, le masse vedevano gli stati Sì. nazionali, quindi era difficile capire la mondializzazione. Adesso, rimosso quel problema, sembrerebbe tutto in discesa e sappiamo che non è così. Ecco, quale vedi come problema principale? Ci sono altri oppure devo cominciare. Non so se Schettino è presente, se vuole rispondere a Luigi, dato che l'ha chiamato in causa, non saprei. Ma guarda, se mi richiami un'altra volta Schettino non te parlo più, Carla. E Oh, beh, già vabbè, mi faceva girare i coglioni, figurate Schettino. ma sei stato Chicco. nominato così. No, il tuo amico mi ha chiamato Luigi, mi ha chiamato Francesco in maniera molto più umana. Quindi per tutti, mi chiamo Chicco, non mi sono invecchiato a tal punto di chiamarmi per cognome né per nome di battesimo, a parte le cazzate. No, stavo Pensavo condividendo. che ti Scherzo, avvalessi dai, lo sai che cazzo dire. del cognome del comandante, dai. Ma infatti quello sarebbe più simpatico in realtà. Allora, aspetta che cerco di far vedere. No, il grafico non l'ho visto purtroppo prima, ero in macchina, quindi ti sentivo solo, ma non so se hai mostrato questo qua che ho fatto vedere l'altra volta. Non posso mostrarlo perché di nuovo non ho internet. Ah, Ho già, sì, ce l'ha dal cellulare, mi ha detto Gianfranco, sì. cellulare e basta. Ma voi mi sentite? Sì, mi sentite. Ho parlato con Gianfranco mentre iniziavi la lezione, quindi so Sì, di lo tutte so. le tue grandi difficoltà. Allora, Luigi, molto semplicemente, no, non ci sto cazzo, ecco, non ci sta dentro la speculazione finanziaria se non in una piccolissima parte, immagino. Poi chiedo pure conferma a Claudio, ma
La bolla speculativa in quanto tale non è presente qui dentro. Poi che dei valori di borsa possono in qualche maniera aumentare il valore azionario delle imprese, quindi per strani maquillage prevalentemente di natura contabili, un po' agire, ma stiamo parlando, secondo me, questa è la mia opinione, in maniera molto molto limitata, perché il calcolo fondamentalmente delle merci che vengono prodotti, quindi beni e servizi complessivamente prodotti, quindi il valore della produzione, quindi in teoria non dovrebbe tenere dentro. Ci sono i servizi finanziari, volendo, che se vengono coinvolti, ma la bolla no, ecco, i magnifici 30% di crescita del 2019 delle borse mondiali, o 28% quello che era, non sta ovviamente qua dentro, altrimenti sarebbe una catastrofe, insomma, saremmo tutti morti di fame, penso. Francesco, ti posso fare una domanda al volo? Come no? Ciao, innanzitutto. Dove? Ciao. Sì, dove ciao. Ti volevo chiedere, anche l'altra volta volevo chiedertelo, poi mi sono scordato, non riesco a capire perché usi, anche Luigi faceva questa trasposizione, usi il PIL, il tasso di crescita del PIL, come proxy per l'accumulazione. Qual è secondo me non è così ed è rischioso presentarla in questa maniera. Ma beh, forse, è una prova. No, ma aspetta, non so se c'è il microfono acceso. Mi sentite? Sì. Allora ce l'ho acceso. Allora, in parte lo è, in parte non, cioè nel senso che comunque ti racconta qual è il neovalore che viene immesso all'interno del mercato. Quindi inevitabilmente, se da una parte a livello nazionale ovviamente ti priva di tante di quelle componenti che Claudio oppure Carla in parte stavolta ci ha raccontato, che sono i rapporti con l'estero, soprattutto delle merci intermedie, allora sarei d'accordo con te nel dire che è una misura che è abbastanza bugiarda relativamente alla produzione di neovalore, quindi di valore più svalore. Se tu prendi invece il tasso mondiale di crescita, allora avrebbe un senso, perché è sostanzialmente il neovalore che viene messo sul mercato e realizzato, quindi venduto e acquistato. È chiaro che le merci che non vengono acquistate, su questo i sistemi di contabilità nazionali, ognuno le gestisce un po' come cavolo gli pare, per altre ragioni, ancora meglio. Diverse contabilità sono difficili da aggregare, per cui anche dal punto di vista statistico sono misure molto da prendere con le pinze, però ti restituiscono un'idea più o meno valida di quello che è l'andamento. Io l'altra volta avevo parlato di questo perché mostravo, visto che parlava Carla dell'andamento del tasso di profitto, no, della caduta tendenziale del saggio di profitto, era una forma per raccontare come il valore, il nuovo valore che veniva immesso sul mercato, sempre rappresentativo e non, diciamo, strettamente indicativo appunto di questa misura, che è una misura concettuale e di fatto non è una misura che è contabilizzabile, come si può dire, che può avere un riscontro numerico effettivo, non di fare il calcolo su plus valore e valore complessivo, perché valore e plus valore, Marx ci insegna che sono concetti e poi la loro forma monetaria possono essere, appunto, le loro forme monetarie possono essere contabilizzate, rese grafico, per cui sia dal punto di vista statistico, forse più che a livello concettuale, è vero, hai ragione nell'avere delle difficoltà ad intenderlo come tasso di accumulazione del capitale, però a mio modo di vedere è la misura che maggiormente si avvicina, e ci si avvicina abbastanza. Se vuoi dei numeri, dal mio punto di vista rappresenta almeno il 70-80% dell'andamento dell'accumulazione mondiale. Del resto, le merci che vengono vendute, i beni e servizi che vengono venduti, di fatto rappresentano quello che è tutto il nuovo valore, perché comunque anche quelle intermedie, se prendi tutta quanta la produzione mondiale, se per alcuni sono intermedie, per altri magari possono essere contabilizzate come finali, e quindi sommando tutto insieme, dal mio punto di vista dovrebbe rappresentare questo. Pure con Gianfranco ne ho parlato diverse volte, lui pure a livello nazionale in realtà sosteneva essere un indicatore valido. Io ho qualche maggiore remora proprio, vabbè, in realtà ne parlavamo tanto tempo fa, quindi magari anche lui adesso avrebbe cambiato idea, perché insomma, o comunque relativamente, perché adesso, essendo tutto così profondamente interconnesso, il PIL locale, cioè il PIL nazionale, insomma, potrebbe allontanarsi, però dà sempre una misura dell'andamento
dell'arricchimento di un paese o dell'accumulazione, ancora più precisamente, secondo me. Non la vedi così, Domenico, tu? Io resto della mia idea che è molto pericoloso questo uso del PIL ai fini di intravedere tendenze dell'accumulazione. Ti spiego perché. Partiamo da quella che è, diciamo, l'equazione fondamentale della contabilità nazionale. Io definisco il reddito come la somma di consumi più investimenti. È chiaro che se tu parti da questa definizione che sta alla base della contabilità macroeconomica o keynesiana, chiamiamola come vogliamo, io potrei avere delle situazioni in cui gli investimenti si riducono e il PIL cresce perché crescono i consumi, o viceversa. C'è un'altra componente, l'errore che secondo me può indurre questo modo di fare è quello di fare, è come se uno ipotizzasse i consumi uguali a zero. Allora, se i consumi li pongo uguali a zero, è chiaro che se cresce il PIL crescono gli investimenti, se diminuisce il PIL diminuiscono gli investimenti. Ma porre uguale a zero il consumo è un'ipotesi che ritengo è veramente enorme. No, però scusami, se no, però finisci prima, scusami, perché su questo non sono d'accordo. Vai avanti, vai avanti. No, è questo che volevo dire. No, in realtà, a livello di contabilità nazionale, è la somma dei beni e servizi che vengono prodotti in tutti i paesi. Il consumo più investimenti. Ai ragazzini a scuola gli insegniamo che il reddito, il PIL, è la somma dei consumi più gli investimenti. Se siamo in un'economia aperta, poi ci sono le esportazioni e le importazioni. Sì, però per l'autovalorizzazione del capitale, no, se tu non vendi la merce, non ti si ricompone. Ma da lì non lo vedi se è venduta o non è venduta, è solo contabilizzata. Cioè, la merce invenduta fa parte del PIL, sei sicuro questo? Sì, lo so, ma quella è contabilizzata, quella è una somma in contabilità nazionale, si chiama contabilità nazionale. Quello è il PIL contabilizzato, che non ha nessuna relazione o può non avere nessuna relazione con i concetti di Marx. No, aspetta, lasciamo perdere un attimo Marx. Tu hai detto che il PIL è uguale a consumi più investimenti, e questo è un discorso, un'equazione macroeconomica, teorica, keynesiana. L'Istat prende sostanzialmente, poi magari chiedo pure, mi appello pure a Claudio che su queste cose forse ci ha lavorato proprio nel dettaglio, che io sappia prende tutto il valore della produzione, ok? Cioè i beni e i servizi che vengono prodotti dalle singole aziende, che ammontano per esempio il caso italiano, 1.600 e passa miliardi di euro, indipendentemente da consumo e investimento, ok? Ora, quello che tu dici, se viene venduto o no, questo è un po' complesso da vedere, perché il lavoro della produzione, a seconda delle diverse contabilità aziendali, può variare. Questo, insomma, lo sappiamo tutto che la contabilità e i bilanci sono sempre molto, molto relativi. Però io intendo, qualora fosse giusto quello che dico, cioè che vengono contabilizzate esclusivamente le merci che vengono vendute, cioè scambiate, quindi non venga preso, non venga messo, diciamo, a sistema, a calcolo, l'invenduto, cioè vorrebbe dire che sostanzialmente quanto denaro, cioè quanto passa da tramite appunto la compravendita di beni e servizi nelle tasche dei padroni che le producono, e che quindi si trasforma in qualche maniera in neo, cioè è di fatto il neo valore che diventa profitto e quindi va a generare il capitale monetario per il successivo anno, insomma per la nuova compravendita di forza lavoro e di macchine, insomma. Non la vedi così? Non ti sembra che è così? No, non la vedo così, però non voglio monopolizzare il dibattito perché non è corretto. Ma ripeto ancora una volta e poi chiudo. Il reddito prodotto in contabilità nazionale è la somma di consumi più gli investimenti. Quindi identificare gli investimenti col reddito secondo me è pericoloso. Ma lo sto facendo questo, però è concettualmente sbagliato. Infatti è concettualmente sbagliato, e quello che dico io non è questo, te lo sto spiegando, che ci sta il consumo di beni e servizi e non è solo investimento. È corretto quello che tu dici, infatti è sbagliato identificare
il reddito nazionale con gli investimenti, infatti va identificato con tutto, con acquisto di beni capitali e acquisti di beni finali, cosa che fa il PIL. Corretto? Ti risulta? Vabbè, poi ne parliamo innanzitutto, però io quello che ho detto è esattamente quello che dici tu, non riduco, cioè il PIL non prende solo gli investimenti, è evidente, non è solo acquisto di beni capitali, lo sappiamo tutti, è acquisto di beni capitali e di beni finali, quindi tutti sostanzialmente quelli che vengono prodotti più o meno a livello mondiale in questo caso, ok? Poi che, non po- che possa non essere la misura migliore per valutare l'accumulazione di capitale all'interno del paese, questo è legittimo, però se ce n'è un'altra io sono dispostissimo a cambiare idea, ma insomma secondo me è la misura che più gli si avvicina. Al di là di questo dialogo a due, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Che magari poi lo metto insieme tutto quanto? Allora, se per il momento non c'è... No, nessuno. Ecco, io... vorrei capire innanzitutto la domanda di Domenico, dove vanno le tendenze, ma è una palla di vetro che mi si chiede o qualcosa di più preciso, perché sinceramente le tendenze di questa organizzazione ormai transnazionale è un po' difficile dirlo, nel senso che forse appunto... come ho cercato di dire prima, va semplicemente monitorato qual è il tipo di organizzazione che si è realizzata, quindi di una distribuzione produttiva assolutamente ineguale, gerarchica e se non altro nelle forme più coercitive possibile, sia all'interno dei capitali stessi e quindi degli stati, sia all'interno del mondo del lavoro. Queste tendenze devono scontrarsi con due aspetti sostanzialmente che oggi si sono proposti all'attenzione. Uno, il cambiamento climatico, di cui appunto non sappiamo gli esiti tra non molto, o anche sin da adesso, e soprattutto questa situazione pandemica che, di cui stanno parlando ultimamente, che non sarà la sola, ce ne saranno delle altre, saranno possibili se non altro, eccetera. Quindi queste sono delle contraddizioni assolutamente interne al modo di produzione, in particolare al modo di produzione intensivo, soprattutto negli animali, e però che non possono essere affrontate con un disinteresse completo da parte del capitale, che dovrà in qualche modo rivedere le fonti energetiche e non solo, oppure anche un'organizzazione come quella che si è realizzata e che evidentemente non porta avanti il discorso di un capitale che provvede al benessere delle masse. Quindi lo scenario più probabile, non ne ho la più pallida idea, anche perché bisognerebbe capire in che termini questo scontro, incontro con la Cina o con altri paesi apparentemente in competizione con l'egemonia statunitense, possono rispondere a politiche che debbono essere intraprese. Quindi voglio dire, dobbiamo avere, cioè il mio tentativo di affrontare queste tematiche è soprattutto legato al tentativo di uniformare una informazione che non, in genere non si ha diciamo all'interno di una lettura
che fa capo a delle categorie che in genere vengono proprio disattese completamente, oscurate, obnubilate. Ecco, quindi l'importante è sapere se stiamo innanzitutto leggendo bene queste contraddizioni che sono, diciamo, interne a questo modo di produzione che ultimamente sembra sempre più difficile da rintracciare all'interno appunto di questa scomposizione assoluta del livello dell'organizzazione non solo economica ma anche politica e istituzionale a livello mondiale. E quindi la risposta di classe io la vedrei in questo momento più in difficoltà a dare un suo contributo combattivo efficace. Sicuramente qui e là potranno esserci delle risposte, però al momento mi sembra di vedere, e quindi è una lettura del presente, non sicuramente del futuro, mi sembra di vedere che le masse si ribellano sostanzialmente alla gestione, in particolare della pandemia, quando ci sono, diciamo, dei livelli sanitari disattesi o letteralmente ignorati, oppure delle forme di arcaica concezione di una umanità che viene gestita dall'uomo bianco e che quindi ripropone la dimensione razzista come una dimensione non solo sempre attuale, ma da utilizzare in tutte le sue forme economicamente profittevoli. Quindi, ecco, non ho nessuna ipotizzabilità di un futuro che sicuramente si presenta come incognita in questo momento soprattutto. Ecco, per quanto riguarda la risposta a Luigi, in parte alcune cose sono state già dette e per un altro aspetto io starei attento a giustificare lo sfruttamento perché c'è un PIL che cresce poco e quindi c'è una difficoltà a realizzare nuovo valore. Allora, questo è proprio un discorso che sta interno al modo di produzione capitale, che magari in altri momenti forse ho potuto esplicitare meglio o con più articolazione, nel senso che il valore prodotto, è un valore che viene, prodotto sostanzialmente per realizzare un'appropriazione privatistica della ricchezza mondiale. Non è un valore che viene prodotto all'interno di una pianificazione dei capitali e degli investimenti. La pianificazione è sconosciuta alla struttura capitalistica, che invece è anarchica, nel senso che ognuno produce al massimo delle potenzialità possibili produttive per smerciare le proprie merci su un mercato tendenzialmente sempre in grado di assorbire le merci. Ecco, siccome questo non è vero, cioè le crisi stanno a dimostrare esattamente questo, che nel momento in cui il capitale funziona al meglio delle sue possibilità, cioè produce nella sua possibilità massima di produzione determina per l'appunto una contrazione della capacità di smercio e quindi una saturazione dei mercati, una impossibilità di realizzare quel plusvalore che è l'unico fine che il capitale si prefigge di realizzare. Cioè il valore prodotto non è la ricchezza da distribuire alla società, ma è il valore che poi dovrà rientrare all'interno, certamente, della produzione di beni utili, eccetera, però dovrà rientrare all'interno di una valorizzazione del capitale. Cioè, quello che ho cercato di dire altre volte, che il processo di produzione è identico nel capitale in quanto processo di valorizzazione,
è proprio la caratteristica che determina che la produzione di valore non sia possibile produrla più di tanto perché è il limite stesso che il capitale impone alla produzione stessa, proprio perché ciò che deve ritornare al capitale, contrasta con ciò che potrebbe, essere utilizzato dal resto della società. Allora, il discorso della produzione che giustifica lo sfruttamento, perché mi sembra che di questo si è parlato, è una produzione che lo può pensare qualunque capitalista o qualunque colosso transnazionale, perché il suo obiettivo è produrre il plus valore, come diceva prima Chicco, e non certamente il valore come bene d'uso, come bene poi destinato al consumo. Quando una merce è destinata al consumo, l'economia è perduta, finisce, mentre invece ciò che deve continuare è l'accumulazione di quella quota di plusvalore, cioè di lavoro gratuito, che altrimenti chiamato sfruttamento, che deve rimpinguare i capitali, che deve rimpinguare i profitti, cioè tutto quello che ho cercato di dire all'interno della abbattimento dei sindacati di classe, sia all'interno dell'Italia, sia, non l'ho detto oggi, ma l'ho detto altre volte, insomma, sin dal 45, cioè dalla fine della guerra, la Toyota è stato lì il modello vincente giapponese della qualità totale. Che cosa si è cercato di fare? La qualità totale si è potuta realizzare soltanto all'interno dello scompaginamento del sindacato di classe, cioè i sindacalisti sono stati inglobati come funzionari dell'azienda, della Toyota, e quindi finiti come sindacalisti perché sapevano gestire e quindi manovrare le maestranze in modo tale da fare accettare le condizioni lavorative imposte. Quindi il discorso della capacità produttiva mondiale è una capacità produttiva soggetta alla gestione del capitale. Se ci fosse una gestione non finalizzata alla produzione di plusvalore, ma alla produzione di valori d'uso, probabilmente i calcoli del PIL sarebbero diversi, e soprattutto la distribuzione della ricchezza sarebbe ovviamente diversa, mentre invece noi vediamo un accentramento, una concentrazione di ricchezza nelle mani dei pochi colossi che emergono a livello di potere mondiale, e questa ricchezza è ovviamente tutto ciò che viene sottratto alla fruibilità delle masse esistenti. Mi sembra che Hayek fu il teorico che disse che dobbiamo renderci conto che non tutti quelli che nascono hanno diritto a vivere, e questa è la logica del capitale. Quindi, lungi dall'essere valutato moralisticamente, bisogna capire che questo è il messaggio vero che questo sistema ci invia, a questo dobbiamo fare riferimento, non ai nostri sentimenti personali, ma a ciò che è veramente realtà che ci domina, e ci domina anche quando noi crediamo che le aziende nelle quali abbiamo lavorato o lavoriamo ci siano affezionate o peggio riconoscenti solo perché abbiamo lavorato per loro. Allora, se noi riusciamo a scostare questa mentalità subalterna e ad apprendere le modalità di organizzazione di un sistema che è funzionale alla realizzazione di uno sfruttamento che deve sempre incrementarsi, perché l'incremento è sempre maggiore, e l'incremento significa fine dei posti di lavoro per diminuire i costi, perché un posto di lavoro non è altro che un costo per il capitale, e fine dei posti di lavoro significa intensificazione dei posti di lavoro che rimangono, quindi massacro. Diciamo in termini di intensificazione lavorativa per chi ha la fortuna di rimanere o la disgrazia di rimanere occupato, e la morte per fame o diciamo nei paraggi
per chi invece viene respinto e vive nell'emarginazione del mondo capitalistico che permette di adire ad un lavoro. Questo, se vogliamo, lo possiamo vedere in tutti i disgraziati che sono morti nel Mediterraneo per riuscire a sfuggire appunto alle condizioni di impoverimento e di degrado che è stato imposto nei loro paesi per via della guerra, della fame, eccetera. Allora, se noi riusciamo a metterci in quest'ottica di capire chi abbiamo davanti, possiamo vedere le possibili tendenze e i possibili scenari, che però nel momento attuale non mi sembrano molto incoraggianti perché le guerre dalla fine del 45 a oggi sono state sempre combattute, mai riconosciute pienamente, ma sempre combattute, e queste guerre non possono diminuire finché non possono, diciamo, dismettersi finché il capitale resterà dominante. Quindi il discorso mi sembra essere questo più che, scusate, ma questa è la mia formazione, più che andare a vedere dei calcoli se il PIL è di un certo livello. Oppure no. Per quanto riguarda Claudio, non saprei veramente rispondere, forse non ho capito bene la domanda, nel senso che certo partire dalla totalità per arrivare a capire la località minima, forse oggi la mediazione degli stati nazionali è più visibile come mediazione e meno come entità diciamo preminente oppure assoluta. Che la realtà si sveli di più mi sembra sicuramente anche per merito del Covid che da questo punto di vista ci ha aiutato a vedere certi aspetti che magari erano stati sotto gli occhi di tutti e cioè quindi non visti da nessuno. E per esempio lo scompaginamento totale, insomma, del sistema sanitario che oggi invece ha riproposto questa dimensione come prioritaria rispetto proprio alla novità, possiamo dire, pandemica che si è venuta a realizzare. Allora, che si siano fatte tutte le esternalizzazioni, le privatizzazioni, eccetera, è passato sotto gamba, cioè è stato quel meccanismo che dicevo all'inizio, all'interno forse solo della dimensione sindacale, ma oggi lo possiamo dire anche a livello di Stato, quella dimensione di elusione continua del benessere sociale, quindi diluizione dei tempi in cui il capitale si accaparrava progressivamente di fette di strutture statali che venivano quindi risucchiate all'interno della valorizzazione dei capitali, cioè il meccanismo che forse ho espresso più chiaramente per quanto riguardava la situazione cinese, ma che è identico, ripeto, in tutto il mondo. E questa visibilità oggi invece salta agli occhi, ovviamente per effetto di una situazione imprevedibile per il capitale stesso, presumo almeno, e pertanto questa visibilità deve tradursi in una consapevolezza, che è la consapevolezza di tutti gli altri aspetti che magari non abbiamo sottolineato con tanta evidenza o con tanta prepotenza, come appunto la salute mondiale, e che però sono i meccanismi appunto del capitale. Io ho cercato di far vedere, adesso non so se sono stata sufficientemente chiara, anche perché parlando velocemente sicuramente si memorizza o si riflette poco, però ho cercato di far vedere proprio, diciamo, questa disgregazione continua, in cui le masse mondiali sono state, unificate solo nella disgregazione. E in questa disgregazione lavorativa oggi
in qualche modo si riuniscono su settori, su fattori che non sono economici o non sono solamente economici, ma sono, ripeto, di tipo sociale. Allora, questo ci deve far vedere che la complessità con cui il capitale è andato avanti, si è rovesciata nelle masse mondiali in termini di una consapevolezza o perlomeno maturazione della, diciamo, importanza della vita, della dignità della vita, dell'esistenza, della dimensione vitale, non in termini puramente all'interno dei rapporti economici, ma in una dimensione più vasta e che però può essere altrettanto unificante o altrettanto utile ai fini di una maturazione ulteriore. E questo però va verificato, va monitorato e va continuamente seguito. Perché se fosse solo un'esplosione di coscienze immature, questo significherebbe che il capitale successivamente è in grado di reinglobare ogni contraddizione e ogni dimensione a lui sfavorevole. Finisco semplicemente col ricordare che il capitale è semplicemente un modo di produzione transitorio, in quanto è interno alla storia, dovrà perire e la sua sostituzione, che non sappiamo in che termini né quando avverrà, ma che avverrà, dovrà essere, diciamo, attribuita all'esplosione di tutte le contraddizioni che tenta continuamente di recuperare, che è stato finora bravissimo a recuperare, però con dei livelli di tenuta che sembrano sempre più gravi e con delle falle che cominciano ad aprirsi e che sembra non siano più ricomponibili. Allora, è su questo che forse l'attenzione va, diciamo, affidata ad una intelligenza delle strutture esistenti e che quindi siano l'unico, possiamo dire, l'unica strada, l'unica indicazione che possiamo avere. Che riguarda appunto la possibilità poi di agirci soggettivamente. Non so se ho risposto a tutto, però ecco, io più in là non credo che si possa andare, insomma, come possibilità che ci si pongono davanti, ecco. Ci sono altri problemi che possono, o richieste di chiarimenti, perché. Luigi. Sì, niente, io volevo dire, sì, capisco bene, lo pensavo anch'io, che è lo sfruttamento che causa la crisi, non è la crisi che causa lo sfruttamento, e questo sarebbe il discorso dei capitalisti, insomma, per giustificare con la crisi lo sfruttamento. Però una volta che, diciamo, si è arrivati alla crisi, proprio a causa dello sfruttamento, questa crisi, voglio dire, pesa nel senso che allora il sistema riesce ad andare avanti,
come dire, sul plusvalore assoluto, cioè diventa, forse la prospettiva, sembra a me, insomma è la mia opinione, è la prospettiva che giustamente è difficile individuare, nessuno può più di tanto, insomma, però sembrerebbe essere da questo punto di vista, cioè della difficoltà dell'accumulazione, è quella di un sempre maggiore gravame sulla forza lavoro, insomma, era una nota di pessimismo quella che, insomma, volevo socializzare, ecco. Però vorrei chiedere un'altra cosa, spero di non essere un po' fuori tema, insomma, ma era una domanda che volevo fare l'altra volta e mi interessa davvero. E, anche adesso, cioè, tu ci hai parlato di, hai fatto riferimento alle holding che, come si dice, sono delle catene di produzione, però tu dicevi l'altra volta detengono anche quote di proprietà di banche commerciali e di investimento. Allora io mi chiedevo se questo può essere anche un qualche mutamento rispetto all'analisi che faceva Lenin, no, per cui, come dire, il capitale produttivo e quello bancario si univano nel capitale finanziario. Forse, se non ricordo male, se non sbaglio, nella visione di Lenin c'era una prevalenza del capitale comunque delle banche, anche se non era una sommatoria di banca e industria, è una cosa nuova, il capitale finanziario, l'esportazione di capitali. Però se queste catene produttive, queste holding, detengono quote di banche, mi chiedo se, come dire, se la produzione sia meno subordinata alle banche, perché controlla in parte anche queste banche, quindi sarebbe una fusione, come dire, dove c'è un maggior peso, una maggiore integrazione, un rapporto più paritario tra produzione e banche, insomma. Anche perché sarebbe un elemento interessante rispetto a quello che dicono la vulgata, come dire, sovranista, no? Per cui, insomma, il capitalismo andava bene, poi è arrivata la speculazione a rovinare tutto, insomma, e invece nell'ipotesi che appunto queste catene produttive hanno potere sulle banche, e allora si vedrebbe proprio che è dalla produzione che è nata l'esigenza anche della ridondanza della finanza, no? Sarebbe, che credo sia la chiave di lettura giusta di questo punto. Quindi la domanda era questa, se ci può essere in questo senso un mutamento rispetto a come insomma in genere si intende questo rapporto tra produzione e finanza sulla base delle analisi di Lenin, cioè siamo a un livello più avanzato dove c'è una maggiore integrazione tra produzione e finanza, e anche la produzione che controlla la finanza, perché queste holding si sono staccate dallo Stato-nazione, se capisco bene, ed è un discorso, insomma, sicuramente molto interessante. Ecco questo. Ma allora, non è che lo sfruttamento, cioè, causa la crisi. La crisi è determinata dalla produzione, diciamo al massimo, quello che cercavo di dire prima, produzione al massimo delle potenzialità di ognuno, perché se tutti quelli che producono automobili pianificassero la loro produzione, certamente questa risponderebbe a delle richieste, a una domanda di automobili, e il mercato sarebbe sempre permeabile, sarebbe sempre capace di assorbire automobili. Perché a un certo punto le automobili non si possono più produrre? Perché sia la Volkswagen che la FCA o la Peugeot, eccetera, o altre marche, possono produrre al massimo per vincere le concorrenti, e quindi a un certo punto il mercato non può più assorbire le automobili e il mercato si intasa. Che significa questo? Che la produzione non è più smerciabile, cioè quel valore prodotto non è più realizzabile. Quindi qualunque livello di sfruttamento ci sia stato, poco o tanto,
la crisi è determinata sempre dalla crisi del capitale, che poi questo la voglia riversare sulla capacità lavorativa, è un altro discorso. Quindi la crisi innanzitutto è crisi di capitale. Poi, per quanto riguarda il sistema ormai vive sulla realizzazione del plusvalore relativo, non quello assoluto, laddove ecco, queste categorie sono, diciamo, l'asse portante dei criteri che si debbono avere chiari. Ecco perché dicevo l'importante del leggere il presente con queste categorie. Rinvia non a parlare del presente schiacciandoci sopra, ma a vedere se queste categorie che poi usiamo, cioè questi concetti, questi criteri, di lettura, sono ancora validi e soprattutto se sono validi, bisogna conoscerli bene e anche, senza appunto confondersi, perché poi nella confusione sicuramente, si sbaglia la lettura successiva. Allora, plusvalore relativo significa che, oggi si procede non tanto all'ampliamento in assoluto del plusvalore, perché questo è stato realizzato proprio all'interno della realizzazione del mercato mondiale, ma, all'interno di questo plusvalore assoluto si aumenta l'intensificazione dello sfruttamento, che è appunto lo svalore relativo, proprio per realizzare una quota di ricchezza, di valore gratuito rispetto al restringimento di quella quota di valore che serve a chi lavora per continuare a viversi, quindi a continuare a vivere. Quindi la difficoltà dell'accumulazione non dipende dalla incapacità produttiva di chi lavora, ma dipende dalla incapacità di realizzare sempre più valore gratuito, cioè plusvalore. Quindi il gravame sulla forza lavoro è semplicemente dovuto al sistema di capitale, non certamente alla incapacità produttiva di chi lavora. Se poi vogliamo passare alle holding, le holding, io ho cercato di dirlo l'altra volta, cioè sono praticamente funzionali alla nuova divisione del lavoro e sono sicuramente una simbiosi con le banche commerciali o miste. Cioè, quando Lenin, dato che tu hai fatto riferimento, parla del capitale finanziario, e lì parla proprio con chiarezza assoluta, fa vedere che il capitale finanziario è definibile così proprio per l'unificazione della struttura produttiva industriale con le banche, col capitale monetario. Allora, già questo, prima di arrivare alle holding, e cioè la nascita dell'imperialismo e il capitale finanziario che si è realizzato dopo la Comune di Parigi, cioè intorno al 1870 e successivamente. Allora, quando Lenin parla delle guerre imperialistiche come la guerra in cui è stato lui protagonista nella Prima Guerra Mondiale, perché dice la guerra imperialista? Perché già vede Lenin che quelli che sono in conflitto, riparati dalla dicitura degli stati, gli stati-nazione, sono in realtà i capitali finanziari che devono trovare la loro collocazione egemonica, cioè gerarchica, all'interno di un mondo che ormai ha cambiato le modalità di sfruttamento, cioè mentre prima lo sfruttamento era la realizzazione della conquista coloniale, cioè la conquista dei territori, vedi Inghilterra con l'India o con la Cina, la conquista diciamo più redditizia, adesso diventa la conquista economica, la conquista finanziaria, la conquista monetaria, e le banche sono al centro di questo discorso. Però un conto è capire che la banca, ormai sia quella commerciale sia mista, è insieme alla formazione dei cartelli, dei trust,
diciamo, una struttura che si viene a identificare con una fase specifica dello sviluppo del capitale, e un conto è capire che la speculazione è semplicemente l'aspetto, diciamo, di risvolto della produzione che non riesce più, appunto, ad andare avanti proprio perché la saturazione dei mercati non permette la realizzazione del plusvalore. Ma io sono sicura che tutti questi termini che uso non hanno un grande significato se ancora non sia chiaro che cosa è la realizzazione del plusvalore, la contraddizione che dicevo prima tra produzione e distribuzione, eccetera. Comunque andiamo avanti, e nel momento in cui non è più possibile realizzare il plusvalore dalla vendita delle merci, dal fatturato, dal commercio, si va in speculazione. Cioè, quando ho detto dopo il 69 c'era tanta liquidità dei capitali e quindi la necessità di andare a realizzare comunque attraverso questa eccedenza di capitali da investire che non potevano più investire nella produzione, hanno investito in borsa. Che vuol dire hanno investito in borsa? Hanno praticamente rivolto all'interno quello che avrebbero dovuto realizzare all'esterno dello Stato. Quindi il capitale che si trova in mano dei denari, va bene, mettiamola così, che non possono essere investiti nella produzione di qualunque cosa. Ho prima fatto l'esempio delle auto, rimaniamo su questo esempio. Se io non ho più da investire nelle auto perché le auto non riesco più a venderlo, vado in borsa e cerco con l'abilità dei miei brokers di rubare i capitali che invece sono meno accorti, e quindi realizzo il mio plusvalore rubandolo agli altri. Cioè, in borsa c'è solo la speculazione, cioè c'è solo la distribuzione, il trasferimento di denaro dalla parte di chi è più abile a detrimento di chi è meno abile a tenersi in mano le azioni, le quotazioni, eccetera. Allora, è questo il concetto di speculazione, non è che c'è un'altra cosa, è il capitale sempre lo stesso. Se non può in una direzione, va in un'altra. Se non posso farmi dare dei soldi da te, vengo a casa tua e te li rubo. È questo il concetto di speculazione. Allora, questi concetti bisogna averli chiari, non stabilirsi dietro qualche lettura così poco masticata. Bisogna avere una capacità di andare un po' a fondo di questi problemi, che sicuramente sono complessi, però se noi poi non riusciamo a gestire questa, come dire, complessità che la realtà ci impone, perché se le parole possono essere risultare difficili è perché la realtà che è difficile, allora rinunciamo a leggere la realtà e affidiamoci a ciò che accade e basta. Ecco, è un po' cioè non è una questione di essere pessimisti o non essere pessimisti. Il discorso è di avere un ruolo che, diciamo, cerca di avere una presenza all'interno di una realtà che non solo è difficile di per sé, ma è anche nascosta, e quindi è doppiamente difficile andarla a riconoscere. Ecco perché possedere dei criteri che ci guidano, diciamo, all'interno di una disamina che è sicuramente sempre più complessa, è l'unico strumento che possiamo cercare di avere proprio per avere una prospettiva. Ecco, la domanda iniziale di Domenico è questa: poi con quali prospettive riusciamo a intravedere una nostra presenza fattiva, insomma, non semplicemente legata alle parole. Ecco, questa difficoltà è legata proprio a tutto
tutta questa strumentazione che dovremmo possedere nella maggior chiarezza possibile, ecco, un po' questo. Quindi cerchiamo di rimettere a posto il discorso categoriale e poi cerchiamo anche di vedere in che maniera porsi operativamente all'interno di una difficoltà che credo, insomma, ormai stia raggiungendo dei livelli massimi rispetto ai tempi precedenti, ecco. Proprio per l'aumento della complessità che il dominio capitalistico è riuscito a realizzare. Domenico, hai alzato la mano? No, Domenico. Domenico, volevi dire qualcosa? No, non ho alzato la mano. Ah, non hai alzato la mano, ma vuoi dire qualcosa lo stesso? Credo di aver detto anche troppo nel mio precedente intervento. Va bene. Ci sono altri interventi che magari possono aiutarci ad andare avanti? O anche a retrocedere, per carità. Calda, magari intervengo io se posso. Grazie, sì. E perché effettivamente io penso che tutti gli interventi sono abbastanza collegati. Faccio, insomma, più che altro un commento, perché adesso, al di là della specificità di come si calcola il PIL, che è una cosa molto complicata e ha sicuramente i suoi problemi, però per quello che ricordavo io, per esempio, se la Fiat 5 anni fa ha costruito una Panda ed è rimasta da 5 anni sul piazzale, quindi tanto per distinguere produzione e circolazione, e nel PIL è entrata nel 2015, e anche se poi la vende quest'anno. Però il discorso è che l'andamento del PIL può comunque essere utile per noi, perché se a causa dell'anarchia dei capitali, che è quella che hai detto tu nell'esempio proprio sulle automobili, nel 2015, per accaparrarsi le quote di mercato, tutti quanti hanno fatto un eccesso di sovrapproduzione di capitale, alla fine cosa succede? Che si interrompe per gli anni dopo il processo di nuovo acquisto di forza lavoro, capitale variabile e capitale costante. E quindi da quel punto di vista il PIL, con quell'andamento, con tutti i limiti contabili che ha sicuramente, dà un'idea di quando si è prodotto e il fatto che poi successivamente non si è prodotto. A valle di questo ragionamento, cioè quello che dicevi tu sulla, cioè sulla unione di capitale bancario e capitale industriale, quindi come dicevi giustamente te, se non si può più investire riuscendo a ottenere un plusvalore, si va in borsa, che significa, secondo me, da quel punto di vista, acuire ancora di più la lotta fratricida fra capitali, perché appunto ci sono i fessi e i furbi che magari hanno estratto più plusvalore, però poi vanno in borsa e gli altri, se li grandi, si mangiano il plusvalore prodotto, come hai detto anche te. Ma secondo me, per rispondere a Luigi, in quello che diceva lui, c'è proprio anche un po' una risposta a quello che ti avevo chiesto io. Cioè, se da un lato possiamo essere ottimisti, mettiamolo fra virgolette, per il fatto che oggi la realtà, diciamo, il concetto di capitale nella sua, diciamo, forma esteriore, appunto, è più adeguato al suo concetto, perdonami se sbaglio filosoficamente, no? No, 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 va benissimo. Quindi è quello che è da sempre, cioè capitale mondiale, solo che Marx 150 anni fa l'ha visto che il capitale è mondiale intimamente, però non si era ancora mostrato in questo, e adesso si mostra. Qual è l'aspetto negativo, implicitamente quello che ti chiedevo? Che c'è tutta una sovrastruttura ideologica che passa, per esempio, da crisi della scusami, critica alla globalizzazione, tu citavi prima i sovranisti.
critica la finanziarizzazione che io vedo in quello che diceva Luigi prima, cioè le banche controllano tutto. È sbagliato concettualmente, le banche non hanno mai controllato tutto, né prima né oggi. C'è la fusione del capitale bancario col capitale industriale da appunto, più di 100, da 150 anni, c'è diciamo, un ruolo della speculazione, ma il problema è proprio che queste categorie farlocche di globalizzazione e finanziarizzazione servono proprio a diciamo, distrarre e ideologizzando, confondere quello che è il sistema oggi, che invece se uno si mette a studiare le grandi transnazionali, le grandi imprese transnazionali, forse si riesce a capire più quello che è realmente il capitale, mentre decenni fa si vedeva più facilmente chi era il tuo padrone, ma ci si fermava a dire ecco, lui è il cattivo perché è il mio padrone, quindi la soggettivizzazione, quindi il capitale uguale il singolo capitalista, che magari è proprio quello che conosco che mi sfrutta, era un altro modo di fuorviare l'analisi. Quindi diciamo cambia, questo un po' ti chiedevo implicitamente, la forma ideologica. E quindi ci sono nuove difficoltà rispetto a quelle di ieri per capire, appunto, uno inizia a parlare di finanziarizzazione, le banche che controllano tutto, e perché purtroppo subiamo quotidianamente una deviazione concettuale e ideologica. Ecco, volevo mettere insieme un po', perché poi tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera mi pare assolutamente positivo perché è tutto interrelato. Grazie. No, grazie a te. Non l'avevo letto in questi termini, in cui forse adesso me l'hai precisato meglio. Allora, per quanto riguarda l'acuire la lotta tra capitali, per quanto riguarda la speculazione, questo è ovviamente. Tra l'altro, la speculazione, se vogliamo andarci ancora un po' più dentro, è in grado, e questo già è stato, di rovinare anche non solo altri capitali o altre imprese, ma proprio gli stati. Il periodo in cui c'è stato quel avvicendarsi dei flying capitals, cioè i capitali che sono andati in Messico, in Russia, in Asia, famose tigri asiatiche a rovinare gli stati, sono stati gli investimenti proprio non speculativi, quelli magari più investimenti diretti, e però anche speculativi, che una volta ottenuto il plusvalore di cui insomma avevano appetito e bisogno, poi hanno abbandonato le economie, assolutamente distruggendone diciamo, la capacità di andare avanti autonomamente. Quindi voglio dire, la conflittualità tra capitali e interrelata insomma con gli stati è una vicenda non solo del passato ma anche mi sembra completamente attuale. Quindi la bolla speculativa, voi economisti fate sempre presenti questi problemi, le bolle speculative sono in grado di ricadere sull'economia nazionale in termini disastrosi nel momento in cui appunto scoppiano. Per cui voglio dire, la difficoltà di gestire questi processi, questi meccanismi che sono messi in atto, certo dietro un occultamento ideologico e una dispersione non solo dell'attenzione, ma anche della comprensione, questo avvalorato da tutto un sistema che viene gestito attraverso una comunicazione completamente appropriata, embedded si direbbe se fosse militarizzata, ma insomma stiamo lì, e quindi la finanziarizzazione che porta avanti il dominio delle banche, fa sì che le banche quindi siano additate al posto dei capitali che invece sono, diciamo, le usano come strumento gestionale, ma diciamo in termini assolutamente di velatura, di intercapedine dietro cui appunto.
si mascherano. Io credo che l'altra volta, ma adesso non ricordo se 2 volte fa, ho parlato della globalizzazione altresì come forma in cui si fa vedere un'integrazione economica che non esiste, mentre invece si nasconde la sua forma altamente gerarchizzata. E soprattutto attraverso una disgregazione produttiva che sicuramente viene a dominare gli stati nazionali che perdono sempre la loro, sempre di più la loro autonomia o la loro consistenza. E appunto per questo, voglio dire, Ciampi che, ecco, tanto per fare un esempio nostrale, Ciampi che ha rinverdito l'inno d'Italia, pure quando si parla della partita di calcio, è la forma di ideologizzazione volta a far vedere che siamo italiani, contiamo in quanto tali, laddove l'identificazione nazionalistica o anche di altri generi è un'identificazione che tende a cancellare l'unica identità di classe che deve essere dimenticata o addirittura azzerata nella coscienza delle masse. Quindi il discorso è sempre di lottare, cercavo di dirlo prima in un altro modo, di lottare contro l'ideologizzazione presente che però va riconosciuta. Allora in base a che cosa si riconosce che questa ideologia rispetto invece ad una verità a cui si deve credere? Perché il problema è proprio in questi termini, io credo ormai, no? Tale è la confusione che viene ingenerata da tutti i mezzi di comunicazione che sono stati artatamente messi in atto, in cui la comunicazione di qualcosa di utile è frammista a mille diversivi di tipo appunto ideologizzante, falsamente ideologizzante, rende più difficile l'identificazione invece di una realtà che molto più difficilmente si riesce a cogliere, soprattutto se non si hanno appunto dei criteri con cui leggerla adeguatamente alla fase che si è venuta a creare, perché se noi leggiamo con gli occhi del 1800 le situazioni che viviamo oggi, è chiaro che non cogliamo che cosa sta accadendo. Allora, credo che sia proprio questo, diciamo, il proposito che ci siamo messi davanti all'interno di una diciamo, definizione dei problemi che stiamo andando a cogliere. E per quanto riguarda la soggettivizzazione, ecco, io volevo dire proprio l'altra volta, 2 volte fa mi sembra, io ho fatto l'esempio emblematico di Fugger, cioè di un capitalista ante litteram che nel 500 ha prestato a imperatori e papi, ha prestato denaro. Allora, quello che noi dobbiamo capire è che allora, quando non c'era questo sistema capitalistico dominante, il capitalista che era venuto, diciamo, in anteprima a realizzare soggettivamente, personalmente, possiamo dire, questo sistema ha prestato denaro. Oggi si presta capitale, non si presta denaro. Allora, la differenza tra denaro e capitale è fondamentale per capire in quale sistema dominante noi siamo, per cui quella soggettivizzazione che allora era sicuramente un'identificazione possibile, oggi non è più possibile perché dietro FCA o dietro la Banca Mondiale o dietro il Fondo Monetario o dietro altre strutture sovranazionali, noi non riconosciamo più delle persone, anche se vediamo le persone, ma le persone sono delle figure, sono delle cristallizzazioni di realtà dominanti che sono autonomizzate rispetto alla nostra capacità di gestirle e che ormai gestiscono noi. Quindi, seppure noi vediamo John Elkann che ci ricorda che lui è il presidente, mi sembra di non sbagliare, di FCA, John Elkann non conta assolutamente niente.
ciò che conta è la filiera, la holding di FCA e la cordata, la holding, ho detto la filiera, scusate, ho sbagliato termine, di FCA e che determina un gruppo di capitali che adesso devono unificarsi per riuscire a sopravvivere all'interno di una competizione internazionale che altrimenti li vedrà soccombere. È questo quello che noi dobbiamo riuscire a capire, che le persone che noi vediamo Conte, vediamo tante soggettività che ci appaiono, ma dobbiamo vederli come mascheramenti di strutture che invece non vediamo, ma che operano e che danno a Conte, tanto per restare in un esempio qualsiasi, la possibilità di parlare e dire le cose che dice. Se noi non riusciamo ad avere questa capacità di astrazione, è chiaro che tutte le manipolazioni vanno in porto e siamo semplicemente alla mercé di ciò che accade. Credo che posso essere sicuramente d'accordo con quello che tu hai detto, ho cercato semplicemente di avvalorare questi concetti perché mi sembra che il problema di discernere questa verità nascosta, ma presente, reale, concreta, l'astrazione concreta è un concetto un po' complesso e quindi bisogna, diciamo, che qualcuno ce lo indichi e che ci introduca a una riflessione che sia più costruita, ecco. Luigi? Sì, io no, volevo di nuovo intervenire perché, insomma, io cercavo di dire proprio l'esatto contrario di quello che mi è stato attribuito. Evidentemente mi sono spiegato male o non c'è stata attenzione a quello che io dicevo, nel senso che io non ho assolutamente detto che la finanza è venuta a rovinare il capitalismo come venisse da Marte, ma ho detto proprio quello su cui poi concordava Carla e anche Claudio, credo. Cioè che invece è la difficoltà proprio del saggio di profitto a far sì che le aziende cercassero di recuperarlo non solo sulla massa dei profitti, ma forse anche quello diventava difficile e quindi hanno addirittura cominciato a ricomprare le proprie stesse azioni, non solo a speculare in borsa in senso generico, ma hanno fatto di più, cioè hanno, sul finire degli anni 70 hanno cominciato a Non sento più niente. Com'è? Luigi non si sente più. Avevano le proprie azioni, chiaramente se, il corso saliva, quindi poi si aggiungevano a questa. Spero si senta ancora. E dopo le Si azioni non aggiungevano sento più a niente. costoro che ricompravano le proprie azioni anche dei privati, fondi pensione, perché le pensioni venivano privatizzate. Quindi è proprio la difficoltà, come si è detto pure l'altra volta, rispetto al saggio di profitto, per cui è la stessa produzione che si è rivolta a investire in finanza, addirittura ricomprando le proprie azioni, molte corporation internazionali, già nella fine degli anni 70. No, quindi siamo perfettamente d'accordo. Io criticavo proprio i sovranisti che, come dire, ci danno una falsa immediatezza. Raccontandoci dello Stato nazionale, raccontandoci dei finanzieri cattivi venuti chissà da dove, mentre invece quello è l'esito del processo capitalistico stesso. E quindi su questo siamo pienamente d'accordo. A me interessava semplicemente, come dire, focalizzare meglio questa struttura delle holding, in quanto mi colpiva che queste catene produttive. Certo, erano già sempre state intrecciate con le banche, eccetera. Però, proprio come dato empirico, mi interessava focalizzare la proprietà da parte di strutture produttive di quote di banche, che è un elemento
che va proprio contro la vulgata e la mistificazione che ci viene proposta. Ecco, quindi volevo solo dire questo. Ma che i sovranisti ci diano una falsa immediatezza mi sembrava praticamente scontato, a parte il fatto che l'immediatezza è sempre falsa, per lo più perché non ci permette di avere la comprensione che invece avviene soltanto attraverso la mediazione intellettuale, insomma, quando avviene attraverso la conoscenza. Ecco, io, se tu riprendi il discorso delle holding, le holdings, senti, sono di tipo finanziario, di tipo operativo, sono il capo, il gruppo delle filiere, possono essere holding di famiglia, come dicevo le altre volte, come quella della Benetton, tanto per fare un esempio che abbiamo toccato. Ecco, e sono praticamente la struttura portante, possiamo dire la forma giuridica che è il capofila della filiera, in altre parole, quindi sta a gestire attraverso una praticamente organizzazione di più case o imprese fornitrici dei processi produttivi che sono stati appunto settorializzati, disgregati, posti nei posti più utili da un punto di vista che può essere fiscale, produttivo, di dumping salariale, eccetera. Quindi sono praticamente la centrale che gestisce le decisioni che poi riguarderanno tutto il comparto produttivo di cui sono a capo. Quindi queste diciamo forme segmentate della produzione cercano di realizzare una produzione che quindi attraversi tutti i punti più favorevoli. Ecco, prima quando parlavo della Cina, della Foxconn, tanto per esempio, per fare l'esempio che ho fatto, dicevo è conveniente utilizzare delle fabbriche in Europa perché si ha il marchio Made in EU in Europa, quindi avere il marchio oppure godere di esenzioni fiscali particolari oppure avere una possibilità di utilizzare infrastrutture già realizzate che possono favorire pertanto il commercio, smerciare la produzione effettuata, possono essere dei vantaggi che appunto si realizzano in alcune località piuttosto che in altre. Quindi la scomposizione del processo produttivo deve essere ovviamente gestito e organizzato, amministrato da una struttura diciamo originaria a capo di tutto il processo di una filiera che diventa dipendenza. Allora, questa ristrutturazione, possiamo dire, del capitale, che in genere viene chiamata appunto con un'altra terminologia ideologizzata la catena del valore, è la possibilità di utilizzare tutti i contributi possibili, vantaggiosi, in tutte le diverse fasi della formazione del valore finale. Allora, la possibilità di avere il massimo dei vantaggi e la diminuzione del massimo dei costi è l'obiettivo gestito dalla holding. Ora, io non credo che questo sia un qualcosa di così importante, se noi capiamo la funzionalità di questa cordata, di questa filiera, di questa diciamo ristrutturazione capitalistica che per l'appunto è sempre finalizzata alla riduzione dei costi, poi sostanzialmente. Ecco, mi sembra che sia questo che permette
mette poi quella guerra economica che si chiama appunto concorrenza e che è la possibilità di sopravvivenza all'interno della pluralità dei capitali. L'altra volta, non a caso, ho cercato di far vedere che mentre il capitale è considerato una unità, nel senso che è un unico modo di produzione, però questa unità è composta da una molteplicità di capitali che non a caso, proprio perché sono compresenti e si presume che già esistano di per sé, debbono organizzarsi secondo delle modalità che non sono di pianificazione collettiva e amichevole, ma sono di conflittualità. Allora, capire che la holding è, diciamo, un granello, un aspetto, un anello di questa conflittualità, mi sembra che debba essere, diciamo, l'aspetto categoriale fondamentale per sapere che cosa è la holding. Poi che venga chiamato con questo termine anglofono, come tanti aspetti ormai della scienza economica, chiamandolo la scienza, è un altro discorso. Però voglio dire, la ristrutturazione che ho cercato di far vedere che il capitale mette in atto è funzionale alla realizzazione di una dimensione corporativa della gestione mondiale del capitale, in modo tale che ci sia questa dimensione, anche questa, deviante di corporazione, laddove la corporazione significa imposizione di un dominio nei confronti di altri, quindi dominio non solo all'interno della catena capitalistica delle filiere e quindi della produzione di valore, ma dominio anche all'interno della scomposizione lavorativa, perché quando si ha una dislocazione, cioè il trasferimento della produzione da un paese all'altro, perché magari o si hanno facilitazioni fiscali o si fa dumping lavorativo, cioè si pagano meno i salari, è chiaro che la dislocazione è una forma, diciamo, completamente accreditata e favorita dagli stessi stati che rinunciano al pagamento delle tasse da parte dell'industria in questione pur di avere una presenza produttiva e quindi di avere una possibilità occupazionale che al minimo possibile possa però mantenere la popolazione e quindi mantenere un consenso sociale. Allora, il consenso sociale di masse mondiali, che non è semplice da ottenere separatamente, si ottiene attraverso una spersonalizzazione, come prima cercava di ricordare Claudio, delle forme di dominio sul lavoro altrui, che però abbiano all'interno di presenze concrete di strutture che vedono delle persone al loro posto di comando, queste persone sono solo dei manichini, delle forme intermedie, delle figure, delle ombre cinesi, non so come altro dire, che ci impediscono di vedere l'origine effettiva di questo comando sul lavoro altrui. I suicidi della Foxconn certamente hanno avuto sulla loro pelle una ferocia del comando altrui che sono riusciti a eliminare sul piano soggettivo personalistico togliendosi la vita. Che questo però fosse il sistema che resta, e quello è il problema per tutti gli altri, il suicida possa avere fatto, diciamo, da un punto di vista sociale, una denuncia fortissima sicuramente, però che la Nokia, in particolare, che ha cercato di
ricevere umanamente questo messaggio, poi ha rinforzato le gerarchie che comandavano alla Foxconn, praticamente minimizzandone le responsabilità. Quindi il discorso è questo: la Nokia, non chi gestisce nella holding la Nokia. La Nokia è un'astrazione, ma concreta. Questo è ciò che posso continuare a dire. Il saggio di profitto ovviamente è determinato dalla concezione del capitale che appunto produce in questa direzione, insomma, anarchica, non pianificabile mai, proprio per la conflittualità ineliminabile. E quindi il discorso è che la falsa immediatezza è sempre una falsità. Bisogna arrivare sempre a dei livelli di mediazione che ci permettano di capire che cosa stiamo vedendo, perché ricomprare le azioni può non significare molto, no? Cioè, questa è purtroppo la difficoltà che abbiamo tutti di fronte. I fondi pensione sono gestiti dai sindacati, com'è? Sono un favore che ci fanno a farci avere le pensioni privatizzate? Chiediamoci queste cose. Carla, posso fare un ultimissimo intervento a 30 secondi? A te, vai. No, perché mi scuso con Luigi prima, forse mi sono espresso male io, ovviamente eravamo in linea, però su una cosa penso che ci sia un po' di confusione, però per fare un'astrazione concreta, cioè l'ideologizzazione del fatto che le banche controllano l'industria deriva dal fatto che se uno va a vedere i proprietari delle banche, di solito ci sono fondazioni, ci sono fondi di investimento. E quindi diciamo lì dentro ci sono capitalisti o capitali, appunto, come dice Carla giustamente, l'astrazione che controlla attraverso questi fondi. Mentre può capitare che una impresa industriale abbia al suo come proprietario una banca. Quindi quello che appare è più facilmente il fatto che la banca controlla l'industria. Mentre il viceversa, che diceva Luigi, è molto più nascosto, passa dalla proprietà dei grandi capitalisti come persone, quindi proprio personalmente, o investimenti d'impresa attraverso fondi di investimento, attraverso fondazioni, le quali risultano le maggiori proprietarie delle banche. E quindi questa asimmetria, secondo me, agevola una narrazione distorta e ideologizzata. Questo è come la so io, poi magari c'è chi ne sa di più. No, no, io ne so sicuramente di meno. Il discorso però è quello di non dare un rilievo particolare al capitale monetario. Cioè, mi sembra che, almeno questo dall'analisi di Lenin, ma poi mi pare confermato dal nostro presente, nel momento in cui la banca gestisce attraverso appunto un plusvalore che viene ripartito al momento appunto dell'ottenimento del plusvalore, è sempre funzionale alla scelta dell'impresa da favorire o meno. Allora, questo discorso può anche essere rovesciato, cioè le grosse imprese che chiedono a determinate banche magari di fare la concorrenza ad altre banche. Non a caso c'è stata una concentrazione anche bancaria. Quindi io adesso non so, non voglio entrare nel merito perché di questo non mi sono interessata, però tra la banca e l'impresa c'è sempre un discorso, anche qui, certo di convergenza, ma anche conflittuale, perché la banca che gestisce il fallimento dell'impresa a cui non concede il prestito
è una cosa che è stata realizzata qualche milione di volte, insomma. Quindi il rapporto, che è anche difficile da individuare, tra banche e imprese di diverse nazionalità o di diverse basi nazionali, è un discorso che io credo forse degli specialisti riescono a leggere con nettezza, perché è un discorso così mobile anche, per cui si fanno fallire anche delle banche, no? A vantaggio di altri strumenti, di altri istituti finanziari. Quindi voglio dire, è un discorso sicuramente che io non vedo con chiarezza, molto complesso, anzi se c'è qualcuno che può chiarirlo, ben venga, insomma. Però la complessità a cui è arrivato oggi il capitale transnazionale non ci permette di vedere con chiarezza. Si è detto anche, sì, certo, che il capitale finanziario gestisce in maniera conflittuale il capitale industriale, anzi lo domina. Però in che termini questo sia realizzato, soprattutto nei colossi produttivi, nei colossi anche finanziari, ecco, questo non so. Con quale correttezza sempre, ecco, perché proprio per questa dislocazione, diciamo, continua, sia delle cordate, sia delle filiere, sia delle fusioni, anche acquisizioni, perché anche questo, no, dipende da tutta una serie di accordi anche politici, che interferiscono e in quale misura. È difficile individuare subito anche, possiamo forse vederlo a posteriori, ma non so, ecco, qui dichiaro proprio la mia, diciamo, insufficienza a vederci chiaro, ecco, in questo ambito. Vani ha alzato la mano. Ciao a tutti, ciao. Scusate il ritardo, io mi sono persa tutta la discussione, quindi ho sentito solo gli interventi che sono stati ovviamente molto stimolanti. No, mi riaggancio un attimo all'ultima cosa detta da Carla sul capitale bancario in particolare e sul dominio appunto, del capitale finanziario su quello industriale, anche se poi il capitale finanziario è praticamente la fusione del capitale bancario con quello industriale. No, volevo, appunto, ora stavo appunto facendo, mi stavo interrogando su, diciamo, un dato di fatto che anche i colossi bancari, insomma, proseguono il processo diciamo, di fusione e di concentrazione e mi chiedevo quanto questo sia assolutamente interrelato al processo di, appunto di, diciamo, di segmentazione e nuovo passaggio del capitale all'attuale forma transnazionale e quindi diciamo un processo che è necessario anche al capitale cosiddetto bancario di diciamo supportare, perché ormai possiamo dire che è necessario il capitale bancario al sistema, a tutto il modo di produzione, come è necessario diciamo diciamo, appunto all'adeguamento alla forma transnazionale del capitale. Per cui, come dire, i processi bancari sono strettamente, diciamo, possiamo leggerli strettamente interrelati e non, cioè, non possiamo leggerli se non in quest'ottica qui. Cioè nell'ottica appunto diciamo, del capitale che diciamo, nella sua attuale fase è transnazionale e quindi in questa forma di segmentazione, di parcellizzazione e frantumazione
di tutto, diciamo, appunto il processo lavorativo e della divisione internazionale del lavoro. A questo corrisponde una, diciamo, una forma di concentrazione sempre maggiore del capitale bancario e monetario, ovviamente. Ecco, era solo, diciamo, una riflessione, scusate, stavo appunto cercando all'ultima, appunto, interrogativo che Carla poneva. Io non ho posto veramente un interrogativo, ho semplicemente demandato ad altri una cosa. Allora, diciamo che era un riflettere insieme. Sì, certo. No, ma certo. Ma è quello il problema, cioè la transnazionalità è una... livello di complessità, ma credo massima, a cui al momento si è arrivati, per cui Claudio diceva la banca controlla l'industria ma non è viceversa, e io so anche di diciamo priorità di industrie nell'indicare alle banche di fornire o far mancare il proprio apporto a determinate industrie, per cui non so poi quanto appunto questi aspetti non siano intercambiabili, e naturalmente a seconda dei casi, ecco, quindi si fanno fallire determinate strutture perché la concorrenza più forte lo richiede, questo attraverso ovviamente il meccanismo, cioè non ci si fa la guerra con le armi, ma si fa la guerra attraverso appunto le linee di credito. Quindi mi sembra che la difficoltà di individuare subito, diciamo, le motivazioni per cui qualcuno fallisce e qualcuno invece si ingrandisce è una capacità che, ripeto, io non ho questo tipo di indagine, non ho nemmeno, diciamo, la pretesa di averlo, insomma, perché non mi appartiene, né cerco, insomma, di procurarmelo a poco costo. Ecco, questo volevo soltanto confermare. Certo, la concentrazione ormai è massima, e quindi il capitale monetario ha sicuramente delle forme che vengono poi gestite da strutture sovranazionali, perché insomma il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, la stessa Europa gestiscono, cioè la BCE in altre parole, gestiscono dei capitali che hanno una loro specifica funzionalità e direzionalità, e che quindi hanno un loro ruolo, diciamo, egemone, però probabilmente dietro questa dimensione, diciamo, apparentemente, ecco, solo monetaria, c'è una politica, una gestione politica dietro che poi dovrebbe essere definita, ecco, politica intendo gestione di quella percentuale minima di concentrazione della ricchezza mondiale, che non appare mai e che non appare altro che dietro qualche frase così appena accennata di un Kissinger o di qualche altro, diciamo, elemento della politica internazionale ai livelli massimi. Per cui noi non vediamo mai la centrale, l'origine di questi poteri, noi ne vediamo semplicemente gli effetti o l'operatività. È questo quello che può essere inquietante, che poi deve essere rivisitato ideologicamente come dispersione dell'attenzione. Ecco, quindi questi meccanismi sono tutti attuati, e anzi mi sembra che oggi con tutti i sistemi comunicativi che vengono sempre aggiornati e resi più complessi, questo sia, diciamo, il meccanismo che prima ho definito interno proprio al concetto di neocorporazione, la corporazione mondiale, laddove
tutti devono obbedire a un comando che non viene mai rintracciato come tale e di cui la provenienza rimane sempre oscura. Sicuramente. Sentite, io vi ringrazio a tutti per questo intervento, diciamo, interessato, mi sembra. Non so se sono riuscita a rispondere adeguatamente alle domande che mi sono state fatte. Laddove ho creduto di interpretare, diciamo, in una certa direzione, ho cercato di dire qualcosa, ma ecco, rinviamo a ulteriori momenti di approfondimento, diciamo, queste poche cose che ci siamo detti, poche ma anche importanti, ecco. Io ringrazio tutti quanti. Se non ci sono altri, non so, Rita, mi può... No, no, basta. Non ci sono altri interventi, sì, altre domande. Allora, sentite, io direi che ci sentiamo mercoledì prossimo come ultima volta, con me naturalmente, poi ci saranno altri, anzi c'è Francesco Cori, e quest'ultima volta vedrò di, magari anche alla luce di queste domande, cercare di approfondire qualcosa ancora su una situazione che sicuramente richiede molto 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 lavoro di analisi, insomma, e non solo, chiaramente. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Ciao. A mercoledì prossimo. Ciao.